Che vuoi, le patate? Vuoi mangiare le patate a quest'ora del mattino? Mi hai detto che queste sono le patate di Cinque, che quando c'è la crisi di nervi ha bisogno del premo, lo vuoi tu. Cigaretta. Non puoi fumare, tu hai smesso di fumare, caro Stefano, smettere di fumare, è solo una questione di forza di volontà, neanche una, basta una sigaretta per ricominciare, anzi basta il primo tiro, come ti fai il primo tiro te ne fumo 40. State zitta! Io lo dico per te. Ah. Prima di tutto non voglio fumare perché ho smesso di fumare. E che ho detto io? Resisto benissimo. Bravo. Ho una grande volontà. E poi non le voglio le patate. A me le patate mi fanno schifo. Le odio le patate. Le odio talmente che sarei capace di mangiarmele. Le odi e te le mangi? Ehi. Com'è possibile? Vabbè, hai capito? Togli queste patate da qua sopra che si sporca il divano. Piano piano, che c'hai i pantaloni di seta lavata bianchi, si rovinano. Calmati, fumate una sigaretta, si andà a me. Ho smesso! E appunto, è meglio che fumi. Mannaggia, sei appena arrivato e già sta tutto nervoso. Ma perché? Perché non fumi. Io non voglio stare nervoso, voglio stare calmo. Ok? E raccogli le patate, Enzo, per piacere, non cominciamo a mettere disordine, non sei più un ragazzino. Ah! Stefano, ma non sarebbe stato più comodo comprare le bustine di purè, quelle già pronte? Le odia! Secondo me abbiamo comprato troppe patate, sono due quintali, ma che è da fare? Oltretutto la patata è pericolosa, perché dopo qualche giorno si fa verde sotto la buccia, diventa velenosa e non si può più mangiare. Lo sai quanto dureranno queste patate? Sì e no, 3 giorni. Addirittura 3 giorni, ma gli verrà un attacco di colite mostruoso, secondo me non è normale. E non lo sai che tuo fratello Cicco non è normale, no? No, io credo che il confine tra normalità e anormalità sia soltanto un'invenzione del potere. È una cazzata, no? Giusto per capire come la situazione. Appunto. Sì. Tuo fratello è anormale e basta. E basta. Per favore, chiuso argomento. Chiuso argomento. Va bene? Benissimo. Un confine tra normalità e anormalità. Ma che significa? Chiuso argomento. Enzo, cercami di capire. Lui ha una malattia organica. Reazioni chimiche, scienza, medicina, no patana. Chiaro? Chiuso l'argomento. Ehi. E questo lo posso dire io che gli sto vicino da sempre, dato che sono stati in casa da sempre. Non come certe persone che a 18 anni se ne sono andate a fare la bella vita, poi tornano e mi vogliono fare le lezioni sulla normalità. Tuo fratello è malato, ha bisogno di cure, ha una grave forma di malattia, simile all'epilessia, tra l'epilessia e l'autismo, e scusa se è poca, e gli avresti piena a cangoppa! Ma ti calmi, sì o no? Fumati un sigaro, senti a me, così ti calmi. Poi è inutile che cerchi di colpevolizzarmi. Io sono andato via di casa a 18 anni perché avevo bisogno di spaziare. Io sono un musicista, sono artista, ho bisogno di orizzonti ampi, aperti, devo respirare. Mica potevo continuare a suonare la chitarra tra queste 4 mura. Che poi a te ti ha sempre dato fastidio sentirmi suonare la chitarra, è vero sì o no? Che ti faceva venire il mal di testa. Doveva studiare. Se chiun delle malure! Ma come parli? Sono stato a Milano ultimamente, perché? Mamma mia, guarda come ti sei combinato! Ma perché tu capisci pure l'eleganza maschile milanese, ma lo sai da dove viene questa roba? Da via Monte Napoleon, ma hai sentito? Sì, o cognac. Cognac, ignorante, questo sì, a studiare, ti sei laureato. Per fare che cosa? L'agente di viaggio. Agente di cambio? Quale viaggio? Sempre quello, uno che viaggia cambia posto, no? È una battuta, fatta una rasata. Questo ti piace di fare, vedi?
con le mani in tasca dalla mattina alla sera senza fare niente, eh? Senza fare, perché secondo te io non faccio niente dalla mattina alla sera. Se tu potessi solo immaginare gli impegni di lavoro, le responsabilità che ho io, ti metteresti le mani nei capelli. Ci sono giorni, mentre suono sulla nave in crociera, che persino i marinai mi vengono vicino mentre suono la chitarra. Sai come mi dicono? E basta con sta chitarra, non ce la facciamo più! Non ce la fanno più a vedermi lavorare continuamente, vorrebbero che io mi riposassi. E adesso dovrai riposare. Speriamo. Sarai costretto. Speriamo. Speriamo. Non hai sentito il notaio cosa ha detto, no? Chi lascia la casa non avrà diritto all'eredità. È stata una brutta cosa quella che ha fatto nostra madre, diciamo la verità. E perché? È mancanza di fiducia nei nostri riguardi. Non poteva dividere l'eredità in tre parti uguali a ciascuno dei tre figli senza condizioni. Ma che stai dicendo? L'ha fatto per Cico, no? Così non lo abbandoneremo. E quando tu ti sposerai, con chi rimarrà Cico? Faremo a turno, starà un po' con me e un po' con te. Ma chi? Io suono sulle navi in crociera, un lavoro ben avviato, come fa? Te lo porti con te? Sulla nave, cioè. E gli viene una crisi di nervi sulla nave, lo butto giù, che fa? E poi tu hai detto che ha continuamente bisogno di purè di patate. Sì. Mica posso chiedere al cuoco di bordo di comprarmi 2 quintali di patate al giorno. Senti Enzo, assumiti le tue responsabilità come non hai fatto fino ad ora. No. Io mi devo sposare. E che c'è? E non voglio sentire ragioni. No, ma non... Capimcia? La mamma ha lasciato un testamento, se tu non lo vuoi rispettare sei libero di andartene. Va, va, va. Ma perché non te ne vai? Pigliati pure la tua parte di eredità e vattene via, visto che non provi nessun affetto per tuo fratello Cico. Ma chi l'ha detto che non provo affetto per nostro fratello? Ma chi ha parlato? Io non ho detto proprio niente. Ma perché mi vuoi far passare per un cinico? Io poi mi prendevo la mia parte di eredità e me ne andavo. Ma allora sarebbe possibile prendersi la propria... No, per capire... No, per capire come è fatto il testamento, se c'era il cavillo... Ma non farei mai un'azione del genere a te, a Cico. Io vi voglio così bene, come fratelli proprio, eh. Nel senso profondo della parola. Mi siete mancati talmente tanti in questi 20 anni. Tornare poi per un evento così triste come la morte di mamma. Stamattina, Stefano, dal notaio la lettura del testamento mi ha fatto un'impressione, guarda, proprio... Ehi, non litighiamo, non ci vedevamo da tanto tempo, su, facciamo pace, su. Abbiamo lasciato Cico giù, andiamolo a prendere. Lascialo stare, ha detto che vuole rimanere in macchina da solo per qualche minuto, sale da solo. Perché è capace di salire le scale da solo. E meno male che per te la normalità non esiste, eh? Ma che ne so, pensavo che in qualche modo la scala per lui, che è malato mentale, potesse rappresentare psicologicamente un ostacolo da sua inacazzata pure questo. Povero ragazzo, l'ho visto così impressionato. Ma chi? Cico, per il notaio, il testamento, sai? Ma che cosa, non ha capito proprio niente. Niente? Lui mica ha capito che quello era il notaio che leggeva il testamento. Addirittura. Magari. Non ha il senso della realtà, è solo addolorato. Sono 3 giorni che non parla e non sorride. Io non credo che si riprenderà, eh? Il dolore per la morte di mamma è stato troppo forte per Stefano, lui, troppo. Stefano, sta arrivando Cico. Vieni qua e riceviamoli. No. Sta Cico, Stefano, eh? Stefano, Cico, sta là. Tu volevi a Cico? Sta qua, Cico. Tu volevi a Cico? Sta qua, Cico, sta Stefano, eh? Vieni, volevo parlare con te, Cico, no? Devo parlare io? Vuoi parlare con me, Cico? Che c'è? Che c'ha? Senti, Cico, Cico, che ti devo dire? Che il momento è molto drammatico e se no... Che ridi? Che c'è da ridere, Cico? Il momento è drammatico, non devi ridere, Cico, non devi ridere, il momento è drammatico, il momento è brutto, questo significa. Però io ti voglio molto bene. Nevica! Nevica! Ma che nevica? Nevica! No, non nevica, Cico, no! Siamo al 20 di agosto, non nevica! Nevica, 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 nevica! Come no? Nevica, nevica! Quando è felice dice che nevica, è contento perché sei ancora con noi. Pensavi che Zino partisse, eh? E invece non sono partito. Non sono partito. Io? Io. Per il momento. Per il momento. Poi parto. Poi parto. Io? Io. No, tu. No, tu. Tutti. Nevica! Nevica!
Una torta. Nevica. Una torta. Ancora. E quando è? Ancora, una torta. E l'ho detto, sì. Una torta. Ancora. Aspetta, sì. Una torta. Dai, cico. Ancora, oh. Ancora. Una torta. Che? Una torta. Vamo, ancora, oh. Ancora. Voglio pure! Siediti qua, su, che te lo preparo io, dai. Ti do una mano io, stai. No, tu rimani qua con Cico, così mi fate due chiacchiere, su, che è un sacco di tempo che non vi vedete. Un sacco di tempo? Saranno 20 anni, saranno. Ma quando mai? Ci siamo visti oggi dal notaio. Dove? Dal notaio. Ha detto notaio, hai sentito? Quindi tu hai capito che quel signor di stamattina era un notaio? In che senso? Noi... che si parlava prima, che ci sembravi un po' distratto. No, anzi, volevo parlare proprio con voi dell'idea di mamma. Che ve ne pare? Non ha capito proprio niente, non ha capito. Cico, ma mica parli dell'eredità, del fatto che bisogna dividere... Solo nel caso che rimanessimo uniti potremmo usufruire della cospicua rendita proveniente dalle proprietà di nostra madre. E nel caso che uno dei tre successori volesse rilevare la propria parte o venderla ai restanti soci, è necessaria la firma degli altri due componenti. In ogni caso la formula dell'arbitrato, vale a dire la postilla che consente ad ognuno di noi tre di fare da arbitro in qualsiasi controversia, non consente raggiri. È pronti pure! Momento, Cico! Pure! Te lo prepariamo! Pure! Pure! Lo so a memoria! Pure! Te lo stiamo preparando! Pure! Cico, te lo sta preparando! Pure! Ma sei incantato! Ehi, Cico, un momento! Pure! Cico, te lo sta preparando Steve, no? Te lo. Devo fare pipì! Ma che un bagni? Andiamo, va? No, 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 no tu! Enzo! No, Cico, Enzo. Ma come ti viene questa idea? No, no, Enzo. Non me lo far fare a me, Enzo. Dai, Cico, non lo so fare, dai, lo voglio bene. Io non saprei nemmeno dove mettere le mani. Ma non stai fermo, no, Cico, non si fa. Ma che devo fare, devo smottonare? Te lo fa vedere lui, vai, vai. Prendere il pistolino, pintare, murare, fuoco! No, si dice puntare, mirare, casomai acqua. Ha fatto la battuta. Vabbè, ha battuto. Cico, leva le mani di dosso, su, Cico. Lascio stare. E sa zicco, passata la voglia? Io vado con Enzo a fare la pipì. Bravo. Enzo è fratellino mio. No, è pure il mio. No, tu fai schifo. Ah sì? Allora Enzucci ti accompagna tutti i giorni, va, va. Ma quello tutti i giorni, un momento. Enzucci ti accompagna solo adesso, poi lui impara e la fa da solo. Ma ti accompagni pure a fare la cacca? No, 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 no. La cacca ti fa vedere Stefano come si fa. No, non gli piace come la faccio io. Non gli piace? Ma perché ci stanno molti modi per fare la cacca? Classico, alla turca, sull'attenti, da motel, bordo barca, a mare, bersaglio fisso, bersaglio mobile, a uccellino, a rana, a farfalla, stile libero. Stile, amore? Scusate, signor, scusatemi. No, 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 ho detto amore, ho detto... Ah, Nora? Non amore. Infatti, infatti, avete proprio la stessa voce di vostra figlia, lo stesso timbro. Assurdo, signor. Come? No, signor, ve lo giuro, non mi sarei mai permesso di dire amore prima di sposarci. Lo so benissimo che siamo solo fidanzati, signor, ci mancherebbe. Vostra figlia è casta e pura, per carità. Non ho capito. Come faccio a saperlo? E non lo so, signor, penso che si capisce quando una ragazza è casta, no? No, no, signor, non ho mai provato, mi dovete credere. Ah, sì? È vergine? Gesù, 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 Gesù. E non lo so, non lo so, signor, me lo state dicendo voi? Beh, certo che vi credo, come no? E noi, che significa? Signora, no, no, guardate, signora, signora, guardate, se io vi dicevo lo so, voi potevate pensare che avevo, diciamo, la prova concreta della verginità di vostra figlia, invece non ce l'ho. Perciò ho detto non lo so, mi fido di voi. Esatto, signora, grazie. Grazie, signora. Signora, me la potete passare un momentino adesso? No, dopo sposati. Ho capito.
Certo. Io lo dico a voi e voi lo dite a vostra figlia, come sempre. Sicuro? Certo. Signore, allora ditele, ti penso sempre, sei la cerasella della mia vita. No, ah, cerasella è una piccola ciliegia, signore, niente di sporco. No. Ti penso, sì. Come la penso? Con la testa? Ma qua spiritoso, signore, come ha già pensato? Ah, se la penso vestita! Vestitissima! No! Amore di no, signor vestito! No, mai! Vabbè, solo una volta, signor. Sì, solo una volta in un momento di debolezza mi sono permesso di pensarla in costume da bagno, ma non è che. No, non vasca da bagno, signor, costume da bagno. Un pezzo, solo un pezzo. No bikini, signor. Pezzo intero, sì, che copre tutto quanto, pure il seno. Signor, scusate il termine, mi è scappato, abbiate pazienza. Busto superiore va molto meglio, signor. Esatto, certo. Signor, poi ditele, Pirulicchio ti saluta. Pirulicchio. Perugia, Imola, Ragusa, Udine, Livorno, ancora Imola. Ma qua doppio senso, signor, Pirulicchio sono io, è un nomignolo. È un soprannome, diciamo, cioè... Signor, scusatemi tanto, ma vi devo lasciare. Sì, salutatemi tanto Nora, vostra figlia, la mia futura moglie. Grazie, signore, molto gentile, lo segui. Arrivederci, signore, di nuovo. Arrivederci di nuovo, arrivederci, signore, arrivederci, arrivederci. Ma va fangula! No, Cico, stai fermo, Stefano, Cico, mi pisce sui pantaloni, fallo fermare! Stefano, la cogliata dentro a bagno, da un pittorino fuori, se mi piace la berbente, faccio la berbente, non lo devi fare, capito? E tu non rido, non gli dare conto, cosa da fare? Dimmi come posso rovinare un paio di pantaloni ogni volta che lo accompagno a fare pipì? Io mi metto sempre l'incerata! E non mi potevi avvisare, no? E poi, altro che pistolino, quello c'ha un armamentario a norma di legge, è una cosa esagerata! Hai visto? Appunto. No, dico, hai visto che bella vita abbiamo fatto mentre tu ti divertivi all'estero? Stefano, io all'estero lavoravo, non mi divertivo. Poi con te c'era mamma a casa, quindi eri avvantaggiato. Negli ultimi 2 anni mamma era molto malata. Non volevo e dire... a Cico ho dovuto provvedere io. E tu non lo sai quanto è peggiorato in questi 2 anni. La malattia di mamma gli ha moltiplicato le manie, le fobie. Non sei pazzia, Enzo. I medici ci capiscono sempre di meno. C'è chi parla di schizofrenia. Addirittura. C'è chi parla di paranoia. Ma quante ne tene? Sì, ma ce l'ha tutte lui. Vorrei capire con precisione che cosa ma c'ha. Ma che capire, non si capisce. Stanno capendo ancora. Hanno prima capito e capì. Insomma. Gioca. Lui gioca. Vabbè, ma che gioco è un bene, si distrae. Ma va bene, un gioco continuo, infinito, dalla mattina alla sera. Si alzo una mattina e facciamo che sono questo. Si alzo un'altra mattina e facciamo che sono quest'altro. E quello dire, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello. Un inferno, Enzo, un inferno. Vabbè, calmati, su, fumati una bella sigaretta, eh? Ti ho già detto, mi pare, che non fumo più. Hai ragione, no, è solo per... Sto cercando di smettere, speriamo che ce la facci. Per rilassare? Ho smesso giovedì scorso, 11 agosto alle 18:20. Speriamo che non ricominci, Enzo, dammi una mano, l'ho promessa a Nora, quella non mi sposa più! Ma tu sei proprio sicuro che vuoi smettere di fumare? Ma certo! E che ci vuole? Tu stai una bellezza, da quando hai smesso? Basta volerlo, Enzo. Nella vita tutto è questione di volontà, ricordalo. Solo di volontà. Volontà. Devi imparare a resistere. Facciamo l'esperimento. Dunque, io ti fumo in faccia. Fammi vedere. Tu. Che effetto ti fa? Spegni! Spegni! Al fuoco! Al fuoco! Forza, ragazzi, con queste scale! Aprite i teloni! Spendete l'incendio! Che succede? Spendete i focolai! Ai pompieri! Focolari! Folonari! Il pompiere era una formicolai! Funicolare! Avanti c'è posto! Sta partendo a funicolare! Sali! Fate biglietto! Non prende, partite! Buongiorno, signori, per favore, biglietto, grazie! Non l'ha fatto il biglietto! Ah, oh, non avete fatto il biglietto? No. E come mai? Si è intrufolato all'ultimo momento, ho visto io! Ma quelli mascalzoni fanno tutti così, ma siete abbonato per caso? No, io sono abbonato! Allora questo è stato un guaiata! Ma questo è un copione scritto, lo fate a memoria questo? Pronto, polizia? Venite subito, c'è un furbo che fa il furbo, grazie! Scendi dalla vettura, forza! No, da qua, davanti. Ah, questa è la discesa, questa, avanti, ecco qua, forza, sono scelto. Faccio il muro. Quale muro? Faccio il muro. Ma chi si sta inguaiando proprio?
Forza indumenti, favori degli indumenti. No, favori, no, indumenti, no, favori degli indumenti, no, forza indumenti, degli indumenti. Solo la camicia. Questo è ortaggio a pubblico ufficiale. Esatto. Che cos'è? Ortaggio a pubblico ufficiale. Oh, traccio. Forza, pollo, parente e timbretto, avanti. Sento come parte. Pollo, parente e timbretto. Pollo, parente e libretto. Pollo, parente. Pollo, piano piano. Bollo. Pollo. Come sei pollo, tu hai parente. Patente, patente. Timbretto. Bollo, patente. Non mi fate mettere tempo. E mi parla male. Sei più sveglio. Adesso insegnare come deve. Collega? Chi è il collega? Ogurt. Sei tu. E che so io? E chi è Ogurt? Controlliamo. Ma che controllo? Ha ragione, so io. Ma da sempre. Dite appuntare, ditemi. Si è rotto il semaforo, andate a dirigere il traffico. Va bene. Ma in questo quartiere camminano tutto così, poliziotto. Ma lo sai, se non camminano allora, così. Allora, giovinastro. Ma giovinastro, giovanotto, ehi, casomai. Quale domanda le faccio io? Ma era postulata male. Che? Interrogatorio. Questa è la lampada? Mi devo accecare? Ah, com'è forte! La sposto un po'. Grazie. Quello che la metà la sposta. Allora tu saresti Enzo Righi, eh? Non sarei, sono Enzo Righi. Sì, dicono tutti così. Tutti Enzo Righi si chiamano. Enzo Righi, nato a Napoli. Napoletano! È automatico, chi nasce a Napoli è napoletano. Proprio. Sei napoletano? Sono napoletano. Fammi vedere. Che cosa? Fai il napoletano. Fai il napoletano. Io sono napoletano. Ma non ci credo, fammi vedere. Fai il napoletano. Tu sei napoletano? Un'altra volta, sì. Fammi una pizza. Che ti devo fare? Una pizza? Una pizza? Ma quale pizza? Margherita! Ma che margherita? Capricciosa! Ma da stai zitta pure tu, no, non gli dare cose, se no non capisce mai, non cresce questo qua. Ah, no, Cicco, tu devi capire, questa non è una pizzeria, qua le pizze non si possono fare. Dammi la patente, su. Sei dispiaciuto, no? Non si può fare la pizza. Ma no. Chi lo ha detto che non si può fare? Come non si può fare? Amma bella, accomodatevi. Ma dove mi devo accomodare? Al numero 3. Al numero? 3. Che sarebbe quello il numero 3? Ma perché forse ne avete prenotato un altro? Ma perché tu forse ne vedi un altro qua di tavolino? Oh, buongiorno. Buongiorno. Accomodatevi. Stanno imbastando la pizza? Non capisco. Ma avevo punto prima di mangiare tutto. Tutta fetta, tutta buona. La tutta fetta buona. Padronissima. Niente conti. Ha perso la pizza. È finita la mozzarella? Mettici la provola. È finita la provola? Non ce la mettere. È finito il pomodoro? Ma può giù metterla? È finito l'olio? Sentite, ma non la fate questa pizza? Quindi mi tenete in questa pizzeria? Attenzione, abbassate un po' la testa, per favore, un po' la testa. Ma perché non lo fermi? Chi l'ha già infornata? Non mi devi dire che cosa ha infornato, l'arca, ma non capisci che così lo rovini, non ti... No, parlavamo con Stefani, dice, chi l'ha già infornata, come se veramente tu avevi infornata, no? Non capisci che stiamo giocando, dice, chi l'ha già infornata, ha detto. Che ha infornata, che mica, quello mica... Cico lo sa che questo è un gioco, no? È vero che lo sai, sì. Fa caldo, vicino al forno, fa caldo. E poi se sapeva che il numero 3 stava proprio attaccato sotto al forno, prenotava un altro tavolo, prenotava. Ce ne stanno tanti, ce ne stanno. Ho preso proprio quello attaccato sotto a questo forno, com'è potente. Voi guardate, solo da questa parte, il pizzaiolo, guarda, solo qua. Giustamente con un solo cliente, dove deve guardare? Certo. Ce la volessimo mangiare la pizza, che?
C'avete fretta? No, sarà cotta, pensi che si brucia, no? No. No. Margherita! Buon appetito! Qui siete i proprietari del locale, ok, facciamo questo tutti i giorni? No, lunedì chiuso. Attende che scotta. Mangia presto e si raffredda. Non la fate mangiare in santa pace. Mandolino. Vecchio professore, concertino di orno si niente nascerà. Stefano! E via la chitarra, un mandolino, e impara di siete a cantare. Ma la finisci o no? Ma devi scendere, perché già la faccio canone, dico. Mi ha paura che a scendere, devi scendere. Ma nato, la nata, devi scendere. Il signore sta mangiando, non lo disturbare! È finito il teatrino! Scemo! Io chiamo la guardia! Un'altra volta, mo, cominciamo. E lui? No, basta, Cico! Accompagnami in missione! Non voglio venire, forza, sgombrate l'aula! Quale aula? Scendete dalla motocicletta, forza! Ma stavo mangiando la pizza! Stavate a tre sopra il motorino, scendete, scendete dalla bicicletta, ma vabbè, scendo dalla bicicletta, ecco qua, sono scesi. Favorite! Ho mangiato già! Vado allo spiritoso, favorite gli indumenti! Gli indumenti un'altra volta, già ve li ho dati gli indumenti! A chi? A voi! A noi! Quello che cammina così! Il commissario? Non lo so chi è! Questo qua è commissario. Ma chi è? Tuo fratello Enzo. Questo qua? Sì, è lui, Cico, però basta, guarda come stai sudato, ah! No, tu stai sudato! Io sto sudato, io sto gettando sangue. Basta, Cico, Cico, ma vuoi dare la patente adesso? Non finiamo più, non finiamo. Basta, tu sei Enzo Righi, fratello di Cico e Stefano, figlio di Laura, vedova Giangrasso. Sì, signore, sono io. Fallo scostumato, Cico. Dai. Oh, lascio stare. Ti hai dato sopra. No, no, perché è un sacco di imbacante. Cico! Madonna mia! No, Cico! No, no, Cico! Cico, fermo! No, Cico, santa faccia! La miseria! No, Cico! Cico! No, no, no! Non ci ha buttato, non ci ha buttato! Basta! No, mi arrendo! Mi arrendo! No, per l'amor di Dio, Cico, non mi piace questo gioco! Gioca con Stefano! E manca a me, mi piace! Diglielo di stare fermo! No, per l'amor di Dio, Cico, ci fai male da così vicino! Ma perché da lontano si fa bene? Ma guarda come sta... Dai, Cico, smetti, da su, va bene! State fermi, Cico! Ah, tregua, su! Cico non ti vede da 20 anni. Cico non ti ha mai visto. Pure quando stavi a casa, perché non c'eri mai. Eppure mamma non ti vedeva mai. E stava malata. E tu dove stavi? Voglio pure! Enzo! Stefano! Basta dormire, basta! Si fa la festa! Sveglia, sveglia, sveglia! Facciamo la festa! Non urla, non urla! Devi ci fare restare! Voglio fare la festa! Ma quale festa? Di compleanno! Di chi? Di Cico! Ma non è il tuo compleanno, Cico! Tu sei nato nel mese di giugno! Per la precisione a gennaio! Vabbè, più o meno, comunque non è nato agosto, è proprio che ha messo 3 candeline, non già 3 anni! È nato alle 3 di notte, festeggia l'orario! Tutte le notti queste facciamo! La e noi abbiamo manico! No, io me ne parto! La canzone! La canzone! La canzone! La canzone! Ma che si incanta! Tanti auguri a me! Tanti auguri a te, tanti auguri a Cico. Tanti auguri a te. Si è addormentato, eh? In piedi, come i cavalli. Ma chi c'ha i cavalli? I cavalli si addormentano in piedi, te lo dico io come ne intendo. Lasciamolo così e andiamocene a lei. Così va a frinicare a capo in terra. Perché tu dici che non si mantiene in piedi? Ma che è un birillo questo? I cavalli si mantengono, capito? Questo non è un cavallo. Oppure che si sveglia se lo tocchiamo. Tanti auguri a te,
Tanti auguri a te. Non me lo guardi, non si fa così, Stefano, Stefano, facciamo il trenino. No, niente trenino, guarda che lo so, guarda. Basta, hai capito? Basta, a letto. Ci vuole autorità con questo qua, forza, a letto. Andiamo a letto. Hai visto? Col trenino. Hai visto? Vuoi fare il secondo vagone? Il secondo vagone ti metti dietro a me, fai con braccio così e fai tutto tu. Tutto tu. E io faccio ciuffo, ciuffo, ciuffo. E Stefano che fa? Lo sa, lo sa. Andiamo, andiamo. Ciuffo, 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 ciuffo. Com'è favorito? Ma pure appena alzato ti mangi il purè? Sempre sempre. Ti piace? Tu dovresti bere un po' di latte. Ci sta un po' di latte in questa casa? Sì, sì, il latte di patane. Il latte di patane non esiste. Un poco di caffè ci sta? Sì, sì, ci sta, ci sta. Caffè di patane. Un po' di marmellata. Di patane. Tutto di patane, questa è una piantagione di patane. Lo vuoi un poco di purè? E dammi un poco di purè, almeno ma giusto la bocca. È arrivato un bastimento carico, carico di... purè. Non mi sputare addosso! Ma che hai fatto? Gli hai dato il boccone bollente? Ma come... scusa, ma tu come fai a mangiartelo? Ma lui mica mangia, fa finta. Aspetta che si fredda, eh? Questo è uno scherzo che fa soltanto alle persone alle quali vuole molto bene. Chico, non bisogna mai affezionarsi troppo alle persone. È pericoloso. Pericoloso? Dangerous! What is dangerous? I don't know! What is pericoloso? Che cos'è pericoloso? Attacca, guarda. Questo è pericoloso, vedi? Ladies and gentlemen, il mago internazionale è David Copperfield! Una cosa facile facile avete scelto. Ladies and gentlemen! Claudia Schiffer! No, Cico, no, la sfilata, no, sai, la sfilata! No, vedi no, che no. Sono le mini Cosa e fa la sfilata, Claudia, su! Claudia, Claudia, Claudia! Io sono Stefano col purè. Veramente, meno male che l'hai specificato, perché io l'avevo scambiato proprio per Claudia Schiffer. Ah, sì! Così, va. No, è sporco, Cico, è sporco! Te ne faccio un'altra! Enzo! Cico, ti scasso bianco! Che succede? Ma te ne fa un altro, Stefano, su. Che c'è già? Oh. Che? Mi sta guardando, sei? Che c'è? Che faccio? E che ne so, che fa? Stavi giocando a Copperfield, devi dire. Faccio una magia! È una cosa semplice, però non ti scatenare, Cico. Hai visto? Bellissimo, due centri precisi, hai fatto 50 punti ogni centro. Ma sei scemo? Tira bersaglio. Ho fatto la magia, gli ho fatto comparire i capelli, fino a qua. Ah, è che non li ho visti, forse perché sono troppo sottili. Gliel'ho fatti comparire e poi gliel'ho fatti scomparire un'altra volta, no? Ho capito. In un 300.000esimo di secondo. Me l'ha fatto un sacco di volte, ma secondo me lo fai troppo veloce, Cico. Senti, per soddisfazione, ma perché una volta tanto non me li lasci in testa i capelli? Ma che stai dicendo? Tu dici perché te li faccio scomparire un'altra volta? E io faccio le magie, mica faccio le parrucche. Bravo, Cico, dalla risposta che ti sei meritata, è più intelligente. E Zuccio, un'altra magia. Basta, Cico. Vuoi vedere che scomparo? Volesso, Cico, prova un po'. Pronto? Aia! Mi sono fatta la bua col ginocchio vicino qua. Ci vado a mettere il cerotto. Insomma, dove sta? Che fine ha fatto? Mamma mia, ne viene scomparso, Scomparso proprio, mamma mia! Mamma mia!
Ma fossi scema pure tu, Stefano, fammi capire. Ma che fai, lo assecondi pure quando non ci sta adesso? Tu l'hai rovinato in questo modo, tu e mamma l'avete rovinato, l'ho trovato peggioratissimo. Cinque, a urgenza di una clinica. Ma chi? Cinque, deve andare in clinica. Cinque, innocuo. È chiaro, non fa male a nessuno. Nostra madre è stata chiara, deve rimanere qua con noi. E non dimenticare che siamo fratelli. Ma con questo fatto dei fratelli, oh, io mi preoccupo per lui, per la sua salute mentale. Io penso che con un bravo medico... Abbiamo girato a centinaia, Enzo, non c'è niente da fare, deve rimanere qua. E allora me ne devo andare io, sempre, perché non posso convivere con Cinque. Io sono un musicista, sono un artista e ho bisogno di serenità. Tra un mese c'è la selezione dei pezzi per Sanremo. Io non ho scritto ancora una nota, ma ti rendi conto che è una cosa importante, seria. C'è il mio produttore discografico, Campironi. Non è l'ultimo fissa, hai capito chi è Campironi? Ma chi è? Chi è Campironi? È un grande produttore del nord. Mi tempesta di telefonate che vuole il pezzo tutti i giorni. Signori, che questo pezzo, ma qua è io sto pezzo su Freghenke. O vado a chiamare Sanremo, andare a Nardo, vieni tu, o Freghenke. Ma che stai dicendo? Non si capisce manca una parola, perché parla stretto quando si nervosisce, capito? Ma come faccio a mandargli il pezzo? Con Cico che gira per casa con questi giochi suoi continui, tu con i preparativi di questo cazzo di matrimonio. Non ti permettere di parlare così del mio matrimonio. Fatto una scelta ben precisa della quale sono fiero. Ramma la sigaretta, sì. Non ti permettere di cacciare il pacchetto, sennò ti spacco la testa. Ho detto così per dire, per sottopormi io stesso a una prova di resistenza per controllare se mi vuoi bene, ma mi rendo conto che non me ne vuoi affatto. Come? Altrimenti avresti detto, no, Stefanuccio, non fumare perché hai smesso. Così avrebbe fatto Nora se fosse stata al posto tuo, ma Nora non c'è. Perché Nora non c'è mai, perché la mamma non le permette di venire a casa mia perché ha paura che la violento, perché dice che sono un zuzzuso. Hai capito? Un zuzzuso. Maronna, maronna, ma voi vedete se è possibile che un povero dica sa da sposare? In un bozzo fa manca una telefonata normale, come un cristiano normale. Maronna, maronna, ma voi vedete che... Come sto tempo, Lenz, mamma mia, come sto tempo? Ramma una sigaretta, ramma una sigaretta, ramma una sigaretta. A chi? Ma tu sei scemo? Io ti sto autorizzando io. No, Stefanucci, non fumare perché hai smesso. E che c'ha zitto? Così avrebbe detto Nora che ti vuole bene, così ti dico pure io che ti voglio bene. Io sto dicendo ramma una sigaretta. E io ti devo dire no. Ramma una sigaretta. No. Dammi una sigaretta! No, no! Non sto scherzando, dammi una sigaretta! No! Dammi una sigaretta! Devo dire no! Dammi una sigaretta! Caino! Poi dice perché me ne sono andato via di casa a 18 anni! No, tu mi devi chiedere come ci sono rimasto fino a 18 anni in questa casa. E me lo chiedo anch'io, me lo chiedo. Adesso capisco il povero papà perché ci abbandonò quando eravamo bambini. Si era reso conto subito del disastro che avevo combinato, povero uomo. Gesù, questo è un inferno, è un manicomio. Io devo scrivere il pezzo per Sanremo, non posso giocare. Pazziate, pazziate. Così pazzo, pazziate, pazziate. Pazziate, pazziate. Pazzia, pazzia, è pazziata, pazzia, pazziata, 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 mamma do Carmen. Che ispirazione clamorosa, signori, io ti ringrazio. Guarda, a volte l'ira, mamma telefona subito a Campironi. E pazziata da, e pazziata da, e pazzia. Pronto, signor Campironi, sono Enzo Righi, è felice di sentirmi? Non si nervosisca, signor. Signor Campironi, no, signor. Non si capisce niente quando si. Mi faccia parlare. Proprio adesso ho avuto un'ispirazione meravigliosa per Sanremo. Vingiamo, signor Campironi, non c'è scampo per gli altri. Gliela volevo far sentire subito. No, senza parole, appena. No, l'ho pensata soltanto. Le faccio sentire. Il tema centrale, faccio sentire. Sì, un attimo, ci metto un attimo, pronto? Pazziata da, 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 pazziata da. Allora. Pronto? Pronto? Carudaline, mannaggia la mise. Pronto, signor Campironi, è caduta la linea. Sono Enzo Righi, è caduto proprio sul più bello mentre le facevo sentire il pezzo. Glielo faccio risentire. Pronto? Pronto? Oh, sti cellulare della linea, poi vediamo più tardi. Pazziata da. Dille il telefono? Zitta, zitta, che mi è venuto in mente una cosa bellissima. Dille il telefono?
Trilla il telefono. Trilla il telefono! Enzo! Bebe! Rispondi! Ha risposto! Ma non a me, al telefono! Ah, nel boscio! Enzo! Pronto? Sì! Chi è? Io che ne so! Non lo sa! Dammi, sì! Mio fratello, non lo sa! Dammi! Ah, chi è? È una specie di coccodrillo. Un coccodrillo? A telefono. Pronto? Pronto? Chi è? Chi è? Come? Come? Ah, ecco. Un alliberatore. Alligatore. Scusi, alliberatore di che alligatore cosa? Di che cosa? Cavalli? Cavalli. Quale scommessa? Quale scommessa? Cinque per favore! Ah! Dica. Dica. Enzo Righi? Enzo Righi? Mio fratello. Mio fratello. Perché? Perché? Senti, Cinque, non ho capito neanche chi è questo signore! Hai capito? Ho capito! Mannaggia! Ah. No, non dico a lei, guardi, soltanto un attimo, glielo chiamo subito. Grazie, molto gentile. Enzo! 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 Pronto? Sì, sono io, Enzo. No, è la mia voce. Quanto? 1 milione. No, 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 anzi, me ne gioco 2. I cavalli? Zeppola vincente e Crocchè piazzato. Sì. Che Stefano, magari pronto? Ma che hai fatto? Con chi hai parlato? Con coccodrillo. Non giocare, Stefano. Che coccodrillo? Un liberatore. Chi è questo Giacomo? Giacomo. Giacomo Furia. Furia è il cavallo del West. Non giocare, vieni qua. Parla con me, che cosa vuole questo liberatore che chiama qua? Secondo te che vuole un liberatore? No. Mi fa scommettere sui cavalli. Però, è il mio hobby. Tutto a posto, già fatto. Che significa già fatto? Ho scommesso! Hai scommesso? Al posto mio! Ma stai con posto quando parlo con te! Hai scommesso al posto mio! Ti sei fatto passare per me con Giacomo! E Giacomo ci ha creduto! Non ci ha, giura! Quello è vero, guarda là, ma tu non capisci niente di cavallo! Come hai fatto a giocare? Quale cavallo ti sei giocato? Non mi ricordo! E fai uno sforzo! Non così! Mentale, di memoria, ricorda! Non mi ricordo! Ci devi uspitarsi a capo! E quanti soldi ti saresti giocato? 2.000 lire è impossibile, non si accetta. 2 milioni! Maronna! Mamma lo carmana! Maronna, 2 milioni, giuro, Cico! Guarda quello è bello! E mica vale la giocata adesso! Certo che vale, io gioco sempre per telefono, gioco a credito! E richiamalo, disdici subito! E dove lo richiamo? Giacomo, dove lo richiamo? È clandestino, sono scommesse clandestine! Sì. Mi chiama da un telefono pubblico, non è rintracciabile, gioco sempre così! Io già gli devo 10 milioni a questo. A chi? Che cosa? Ma che cosa? Chi? A chi? Ma che cosa? Io sto dicendo, a chi devi questi soldi, Enzo? A chi li devi? Madonna santa! 10 milioni di debito, più 2, 12! E che bella cosa! Ma che stai combinando, Enzo? Sei pazzo! 10 milioni di debito! Madonna santa, più 2, 12! Oh! Stai zitto! Bravo, bravo il fratellino mio, ho capito tutto! Giochi ai cavalli e tieni debiti, perciò sei tornato a casa. Complimenti, tutto chiaro adesso. Ma tutto chiaro. Ma c'hai visto che hai combinato? Ma c'hai visto che hai combinato? Non giocare. Non giocare. Per colpa tua, per hai capito? Colpa tua, hai capito? Ho detto, infatti, devi smettere. Ma non capisci. Ma non capisci. Fai finto, fai. Ma fai finto. Cico, basta. Cico, basta. Non devi giocare. Non devi giocare. Ti sei messo a fare l'indicazione a te, ma c'è successo. E tu continui. E tu continui. Non giocare. Non giocare. Sono nel vostro. Cico, tanto fa. Non guardare! Non guardare! Mi dai metti dietro al muro, non mi vedi! Non mi vedi! Uffa, uffa! Mamma mi ha lasciato dei soldi per i momenti di difficoltà. Ma dai! Cicone, tu sei grande! Ci stanno i soldini e li tenevi nel nascondiglio segreto. Non lo conosce neanche Stefano il nascondiglio. Ma perché parli come un imbecille? Eh?
Sto giocando, quando giochi tu è tutto normale, se gioco io. Vuoi i soldini che stanno qua dentro, Ho bisogno dei soldi, sì. E tu che mi dai? E che ti do? Non c'ho niente. Guarda che bella camicia che ti ho prestato, te la regalo. Mi dai pure quella cosa che c'hai dentro la valigia? Hai guardato nella mia valigia? Non si fa, ti perdono. Comunque, che ci sta nella valigia che ti piace? La racchetta? Più sotto. I blue jeans? Più sotto. I dadi? Più sotto. Non mi ricordo che c'è. Ah, ho capito! Sì. I giornali dei cavalli. No, i giornaletti che stanno sotto a tutto. Quali giornali? Ho capito. Non lo dite, però dico. Chissà come ci sono capitato quei giornaletti là dentro. Ma. Non penserai mica che sono miei. Non penserai mica che sono miei. Non ho detto questo, ma non sono miei. Chissà come ci sono capitati là dentro. Per caso, io non li ho mai letti. Mai, no. E chi ce l'ha fatte le orecchiette? Ma che fai guardando? Non sono uscito, non si guardano quelle cose, hai capito? Sono cose sporche. Cose sporche. Ti fanno male. A te ti fanno male. Eppure a te ti fanno male. Non ti preoccupare, fanno male a tutti e due. A tutti e due. Allora, Cico, io te li do. Se tu mi dai la cassetta, io ti do i giornaletti, però tu non devi dire a Stefano che te li ho dati io. Oh. Devi dire che li hai trovati. Li ho trovati. Brava, la cassetta. Nella valigia di Enzucci. No, se dici così si capisce. No, devi dire che te li hanno prestati. Ah, me li ha prestati Enzuccio. Ma no, Enzuccio, un altro nome devi dire. Dice Antonio. Me l'ha prestati Antonio. Bravo, chi è Antonio? No, un amico di Enzuccio? Oh, no signore, non è amico mio, io non lo conosco Antonio. Come non lo conosci? Tu me l'hai presentato Antonio? Ieri ti ho presentato Antonio. E mi ha dato i giornaletti. Ma quando mai i giornaletti non te li ha dati Antonio? Te li do io. Ma chi te l'ha dato i giornaletti Enzuccio? Non lo devi dire che te no, li do. Ma non è finto, come? Ma non puoi dire che non ti ricordo. Sì, bravo. Chi te l'ha dato i giornaletti? Non mi ricordo. Bravo, cazzo. Allora Cico, da bravo, siccome io devo prendere i soldini da dentro alla cassetta e Stefano non lo deve sapere, tu devi fare la guardia. Sì. No, questa guardia qua, c'è nemmeno la guardia sì, c'è nemmeno la guardia svizzera, tu fai tutta in quarti nella mondo! Mi fai finire di parlare, sì o no? Sì. Se non capisci quello che dico, non anci! Aspetta che finisca, no? Mettiti in mezzo ai tuoi divani. Sì. Devi fare la guardia, nel senso che devi guardare dentro al corridoio se arriva Stefano. Sì. Quando non arriva, quando... non arriva, non arriva, non arriva, Cico, non arriva, Cico, non arriva. Cico, quando arrivo, no quando non arrivo, come non volte che dici quando non arrivo, allora siamo sicuri, non arrivo. Quando arrivi ci arrivi, se non mi imbrossi. Se tu dici arrivo quando non arriva, io non capisco, tu mi devi dire arriva quando sta arrivando, non quando non arriva. È inutile che mi dici non arrivo, 50 euro, non capisco niente. Cioè, è chiaro, quando arrivo, non quando arrivo, è chiaro. Hai capito niente? No, non ci credo, cerca di seguire un momento il filo, per piacere. Dove va? Non lo vedo. Ecco. Il filo. Ma non un filo, che il filo che non si vede, è un ragionamento, sta in testa a me. Ah. Allora, dove va? Cercare il filo? Ma non in testa fuori, dentro la testa! Ma ti devo spaccare la testa! Chi la spacchi a te, capo? Mettiti a posto, è una metafora! Non ci pensare, non ho detto niente, non ci pensare! Te la dico semplice. Tu non devi fare altro che buttare un occhio di là e un occhio di qua, va bene? No, fermati, ti fai male così! Non ci riesco! Per forza, ma non... Ma no, materialmente, come posso dire? Tutti e due gli occhi insieme, un po' di qua, un po' di là. Ma no, continuamente, sì, che non cucù, così. Guarda solo di là. Quando vedi arrivare Stefano, mi segui, Cico, mi segui? Quando lo vedi arrivare, mi avvisi in che modo? Mi dici, attento. Più semplice, attento. No, se no capisci, se ti vedi che fai tutta questa smorfia, attento. Senza mossa, attento. Non fare troppe mosse, attento. Attento. Più semplice, attento. Più naturale, attento. Più sotto, attento. Indifferente, non esagerare, non esagerare. Attento. Ma che stai facendo? Attento. Ma non mi sente, scamazzamme, squagliamme, sente. Ma che fa? Ma che fai? Ma tu non c'è le ossa? Ma come puoi non ti buttare a terra? Più normale, se no capisce. Madonna, sì che sto surando. Ho perso 3 chili per una spiegazione. Quando lo vedi arrivare mi devi dire attento. E io nascondo la cassetta, hai capito, sì o no? Sì. Eccoci, guarda di là. Pronte? Attento! Questo.
fatto lo scherzo. Sapere, vuoi sapere lo scherzo? Non ti permettere più, hai capito, Cicco? Non ti permettere più perché sto nervoso. Non devi fare questi scherzi, io ho 10 milioni di debito. Madonna santa, più due dosi! Sì, 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 zitto! Sì, sì, ma che tira la macchinetta ancora? Ma com'è possibile? Tu te la devi dimenticare questa frase! Quale frase? 10 milioni di debito! Madonna santa, più due dosi! Non ce la faccio, capito? Basta! 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 Non ti permettere... Guardami! Tutto a posto? A posto. Cambiavi. A nostro favore. Un sacco di milioni. E sembra la stessa firma, Cicco. Chi è? Adriana Vitiello, chi è? È un'amica di mamma. Giocavano a poker, mamma ha vinto un sacco di soldi. È bello, Cicco, allora non tutto è perduto perché queste sono ancora valide. Basta trovare la signora Vitiello. È viva ancora? Sì. Meno male. Ti ricordi dove abita? Sì, no. No, ti ricordi dove abita? Sì, no. Cicco, sì o no? Sì, si fa così, no, si fa così. Ti ricordi dove abita? Madonna, ma com'è possibile che fai sempre più complicato? Stefe, che ti sloga il coso, Stefe! Ma prima hai risposto a voce, hai detto sì quando ti ho chiesto se è viva. Rispondi a voce, ti ricordi dove abita? No. No, e te pare, puoi fare uno sforzo per pietà? Sì. No, questo, no, questo, per ricordare. Non mi ricordo. Non ti ricordo, anche se ti dai il giornaletto. Abita fatta a fianco. Sono al pianerotto. Lo ricordi bene, allora. Cicco, allora mi raccomando, bisogna fare in fretta. Io vado a nascondere le cambiali perché Stefano non lo deve sapere. Bisogna andare a chiamare la signora Vitiello. È meglio che ci vai tu perché a me non mi conosce. Stammi a sentire, se no non capisci niente. Non fare limitazione, non è il momento. Giochiamo dopo, alle limitazioni, dai, Cicco, voglio bene. Stammi a sentire, se no non capisci niente. Allora, vabbè, fai come vuoi tu, allora stammi a sentire. Vai dalla signora Vitiello e le dici con una scusa di venire qua. Dici, signore, venite a prendere un caffè, un tè, quello che volete. Non le dici, fate delle cambiali, se no quello non viene. Tu le devi dire, signore, che voglio far conoscere mio fratello Enzucci, che manca da casa, che vent'anni, me lo vorrebbe conoscere, non dire niente, se non stai, capisci, per la signora, cammini, si chiama, mannaggia, cammini, bello, esci tu, cammini! Che? Che? Ma che c'è? Che c'è? Mamma mia, che permaloso! No, che co? Ti posso manco abbracciare? No, pensavo che avevi... Già sto nervoso, ma chi è sto Giacomo che chiama qua a casa nostra? Chi è? Ma è un amico, non ti può qua, vatti a prendere un po' d'aria! No, sto qua, devo aspettare una telefonata. E aspettala fuori, no? Ma che aspetta, fuori la telefonata? Impossibile. E che faccio, che dici, vado in bagno, sì? Vado in bagno, sì, che dici, sì, vado? Ma chi? Io vado in bagno, sì. E che ne sai? Se uno le chiede a un fratello queste cose, a chi le chiede? Vado in bagno, sì. Passo, dico, vado in bagno. No, passo, se tu ti metti... No, perché fammi passare, no? Dai! Va, guarda là, guarda che... Vado? No, guarda, permetti, scusa. Oh. Allora, io vengo tra due secondi, se mi chiamano, non... Pezzo, ma che c'è? Niente, dico, se viene qualcuno per me, tu va... Hanno suonato la porta. Lo so, sto andando. No, è meglio che vai tu in bagno e io vado a prima. Ma io tengo voglia in tuo bagno, Enzo! Ah, buongiorno signora Vitiello. Prego, si accomodi, venga pure. Che cosa le posso offrire di buono? Vuole un caffè? No, grazie. Neppure un dolcetto? No, grazie. Una bibita? No, niente, grazie. Ah, vorrei conoscere suo fratello Enzuccio. Sì, glielo chiamo subito. Enzo! Enzo, vieni, ci sta la signora Vitiello che ti vuole conoscere. Pazziata da, dov'è? In cucina. Pazziata da. Che si ha, signora? Sei Mary Poppins, questo. Gian Vitiello. Mi va a vedere? Come tu questo? È una scena qua? No. Mamma mia, mi manca la voce. Io ci ho creduto veramente. Hai fatto tutto tu, hai fatto? Sì. Le cambiali, tutto. Bravo. Hai inventato tutto? C'ho l'ulcere, c'ho. Ma non che te faccio io a te. Dagli aga. Dai, smu. Io. Così.
e te la butto. Hai capito? Mi avete dato. Non devi fare questi scherzi con me, io ho 10 milioni di debito! Madonna santa, più due donne! Basta, basta. Capito? Meglio che me ne vado in bagno! Vengo pure io! No! Tacchio in bagno! Vai via! Sì, sì, vengo con te! Vai via. Te. Mi manchi, virgola. No, perché devo continuare, non ho ancora finito. E no, non è la stessa cosa, signore, non punto. Non ci vuole il punto, ci vuole la virgola. Signore, guardate, non è la stessa... Vabbè, punto e virgola, signore, sì. Passerotto, non andare via. No, ma senza musica, signore, no cantato. Normale. Certo, certo. Esatto, punto. Firmato il tuo Mao Mao. No, senza la I. Esatto, come Mao Zedong. Non ho capito? Ma qua comunista, signore, per cortesia. Guardate, signora. No. Signore, guardate, non possiamo fare una storia ogni volta che vi devo dettare qualcosa per vostra figlia. Non c'è poesia, non c'è atmosfera, non ci sta più niente. Ci sta anche vostra figlia a telefono, perlomeno. Fate una battuta, signore, scusatemi. Fate una battuta. Ma una volta soltanto me la potete passare? No, dopo sposate. Ho capito. Per finire vogliamo fare il solito, signora? Pirulicchio ti saluta? Grazie, signore, molto gentile. Grazie, signore. Arrivederci, signore, arrivederci, signore. Tutti. Stefano, Stefano, ho accompagnato il Giucci in bagno a fare la pipì. Che fate, che fate? C'è la piccola piccola. Ah! Stai esagerando. Siccome ti ho spiegato che siccome sto agitato, si è ritirato un attimino, si è impressionato. È normale. Cerca, cerca e non si trova. Ma non esagerare. È per forza, perché c'è la piccolo piccolo. Non gli dà le conte, hai capito? C'è la più piccola del tuo. Ah, ma non ritmo. Perché io ce l'ho piccolo io. Senti, Cico, in questa casa se c'è qualcuno che va fuori dalla norma, quello sei proprio tu. Io sono stato con almeno 150 ragazzi. Ci giocavi a nascondino, cerca cerca e non si trova. So io, Cico, so io. Senti, Cico, che ti volevo dire, ma veramente ce l'ho piccolo io, no? No, perché mi dovrei sposare, capito? Pronto? Uè, Giacomo, sono due giorni che ti cerco disperatamente. L'altra volta non ero io a telefono, era mio fratello Cico. E tu ci sei cascato? Ha vinto. Che si è giocato? Seppola vincente e croquet piazzato. Seppola e croquet. E ma che è una rosticceria? No, non li conoscevo. Quanto ha vinto? 20 milioni. Ammaro Carmela. Sì, sì, 10 di debito, più 2 della giocata fanno 12. Gli altri 8, Giacomo, facciamo una cosa. Io chiamami tra un quarto d'ora. Parlo un momento con mio fratello Cico. E che ne so, è un talento, non lo so come fa. È incredibile. No, no, ti dico che è incredibile. Quando lo conoscerai capirai perché è incredibile. Già, sì, evidentemente conosci i cavalli. Non lo so, non lo so come fa. Chiamami tra un quarto d'ora, io ti do 2 cavalli buoni e ce li giochiamo. L'altro paio di milioni. Vabbè, chiamami più tardi, Giacomo. Ciao, belli, ciao. Ciao, Giacomo, ciao, ciao, ciao. Giacomo. Ciao, Giacomo, partimi i cavalli. Ciao, belli, ciao, 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 ciao. Cico? 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 Vieni qua, Cico. Com'è favorito? Il cavallo è favorito, tu sei un uomo misterioso. Vuoi un uomo di purè? No, no, lo so che è bollente, non mi freghi, fai finta di mangiare, non mi freghi, non mi freghi. Papo finta? Non ci parla col boccone in bocca. Ah. Ti credo, schifo, Cico, ti credo. No, no, Cico, tra 10 minuti mi chiamo un amico mio che ti devo dire una cosa importante dei cavalli. Voglio bene, dai, Cico, facciamo presto, presto, veloce, veloce. Siamo è arrivato. Vado, un bastimento, carica, carica, dico. E non mi sputare addosso! Non ti spaventare, Cico, è passato, si sono fuse a papilla. Scusa, ma tu il boccone in bocca ce l'avevi adesso, come hai fatto?
Ho fatto mezzo piatto col purè freddo e mezzo piatto col purè bollente. Annaggia, ma che furbacchione, che te facesse, cosa facesse? Sei più furbo di una faina, sei. La faina. La faina, quella è una faina. La faina. Allora, Cico, la faina. Questo è il giornale dei cavalli, non urlare. Come fa la faina? Come fa la faina? Non lo so come fa la faina, Cico, non lo so come fa la faina. Come fa la faina? 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 Successo. Pietà, sai come fa la faina? Dunque, la faina, ma pare... Ma che? Ma io ti ho chiesto come fa la faina, no? Come fa la sega elettrica, sei? Ah, capito. La prossima volta ce la fai tu la faina. E secondo me la faccio peggio di te. La faina elettrica. Ma che bei fratelloni che c'ho io, Tutto a me siete capitani. Vogliamo cambiare animale? Parliamo del cavallo? Il cavallo. Il cavallo. Il cavallo. Queste il sono cavallo, le corse, vedi? Il cavallo. Il ogni corso c'è un cavallo. Come fa il cavallo? Il cavallo non lo sai come fai, fai, fai. Cinco, sei di ma no, non ne posso più. Non ci che fammi stare un minuto tranquillo, ma stai riempendo di purè dappertutto, ma non ce la faccio più. Ti voglio bene, Cico, fammi, stammi a sentire un momento in silenzio, sei, non dico, non fare movimento, non ti agitare, stammi a sentire. Io ho scoperto una cosa importantissima, che tu sei un genio dei cavalli. Oh. Ti dico di sì. No, no. Tu non lo sai, ma sei un genio. No, io sono Cico. E che c'è? Ma Cico è un genio. Non sono Eugenio, sono Cico. No, no, Cico, questo è battuto, ma qua è un genio, sono due cose staccate, un genio. No, no, io sono Cico, tutto attaccato. Vabbè, sei Cico, va bene. Cico, tu l'altra volta hai parlato al posto mio a telefono con un mio amico, ti ricordi? Non mi ricordo. Ma come non ti ricordi? Su, Cico, quello lì Giacomo. Non mi ricordo. Che lo scambiavi per un coccodrillo. Non mi ricordo. Giacomo Furia. Non mi ricordo. Furia il cavallo del West. Bravo, sì, gli hai dato due cavalli. Cepola vincente e crocchè piazzato. Proprio, ho vinto 20 minuti. Giocati palleriso. Ma proprio palleriso o supplì in italiano? No, palleriso. Palleriso. Ah, eppure frittura all'italiana. Palleriso e frittura all'italiana? Gesù, quello va proprio in trance. Ma com'è possibile? Quando li danno? Palleriso 500. 1 a 500, ottimo. Frittura all'italiana 2000. Gioco 1000 e piglio 2000, bellissima, lide. A porzione. A porzione. A porzione. A porzione. No, non Cico, lo voglio bene, ma ti ho pregato non fare continuamente scherzi, ho bisogno di soldi. Tra 10 minuti mi chiama Giacomo, Giacomo Furi, che gli devo dare due cavalli per fare una scommessa. Se vinco i soldi, no Cico, non fare, che è Cico. È vietato fare le scommesse. No Cico, non è il momento. Non si possono fare le scommesse. Due minuti il commissario e poi mi dici cavalli. Non si possono fare le scommesse. Facciamo il gioco del commissario. Basta, ma mi sono scocciato. Il gioco del commissario. Mano sparo, alto fermo. Sto male, lei alto fermo, mano sparo. Lei va sto giocattolo alto, di me. Sparo alto, mano, marmo farmo, sparo. Enzo, è successo. Ho fatto il buco. Cico, dai la pistola vera! E lo so, è la pistola di papà, me l'ha lasciata lui. Ti ricordi che facevi il poliziotto? Che bel regalo! Dalla a me, dalla a me! No, che è successo? C'è una pistola carica! La pistola di papà! Madonna mia, come ce l'hai dietro? Come se ne ce l'hai dietro? Ce l'hai dietro? Ce l'hai dietro? Stefano, ti giuro che ce l'hai dietro, ce l'hai dietro! Io senta, senta! Ma che non rispondi? Mi sono pietrificata. Piano piano, Cico, tu gioca con Stefano, intanto io vado a fare. Sto qua, sto qua, sto qua. Forza, forza, indumenti, no, favori dei indumenti, indumenti, forza, favori dei indumenti, aspetta, ecco qua. Cico, metti un'altra mano, alzala, alzala, no. Collega? Come? Collega? So io, collega. So io. Stefano Righi, nato a Napoli e... Napoletano! E faccio una pizza! La pizza! Fai la pizza! Fai la pizza! Fai la pizza! Fai la pizza! Facci il buco! No, Cico, no! Adesso la fa la pizza! Lui balla il flamenco quando fa la pizza, hai visto, Cico? Sì, pazza!
La mozzarella. Non l'ho messa. La mozzarella. Ti giuro che l'ho messa. Un altro po'. Ti sei distratto. Un altro po'. Ecco qua. Un altro po'. Finite mozzarella. Vabbè, mettici la provola. Prova la mozzarella. Ma perché te la devi mangiare tu? Ma te come fai? Fatta tu! Mettici la mozzarella. Ma porci porci a me. In forno, in forno, in forno. Tanto fermo. Ti sto fermo con sta cosa. In forno, in forno, in forno. Ecco. Ha detto in forna, ha detto gioca a pigliata, ha detto in forna. Ma perché sa, ci fuoco pizzaioli? Sì. Si, qua, si, brucia, si, sta, si sta bruciando la pizza. Rube, si rube, brucia. La devi spannare. Si poi. Brucia la... È stato... Avanti! Io non c'entro, sì. Ma non dico che? Sto scherzando! È finito il gioco. È finito il gioco? Fuori gioco! No! No! Madonna santa, che ci ho combinato, Enzo, che ho combinato! Chi mi ha fatto fare? Che... Io non faccio niente, sto qua così, no, niente, niente, niente. No, annaccia! Arbitro, l'oggetto in campo, sì, no, 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 io stavo qua, sono uno spettatore, ho visto chi ha lanciato, ho visto chi ha lanciato l'oggetto! Che? Ma che te, resisto, mocca, Cico, dai, dammi! Arbitro, l'oggetto! Cico! Eccola! Ah, vuoi il pallone? Il pallone vuole, capito? Vuole il pallone! Questo si deve fondere, questa pistola! Che è stata cagnaposta? No! Al commissariato deve andare! Sacci, sacci! Ora se la vedo ancora in casa! Mannaggia, capo di minaccia! È caduta la palla! Stiamo a prendere! No, no, siamo andati a basso, Cico! Ci sta il ballatoio, cretino! Smettere di fumare in questa casa. Ma come perciò se l'esaurimento nervoso? Qua tu sono le cose, Stefano, mettiamoci in clinica, ho portato al mio ospedale. No, Enzo, per cortesia, mi fa uno solo piacere. Sì. Non c'ha l'armamma. Non c'ha l'armamma? Cioè il fatto che mi stava sparando con la pistola, che si è buttato giù dalla finestra, che c'ho la pressione 800, non ci deve allarmare. Più o meno, giusto per sapere in questa casa il livello dell'allarme quando scatta. Quando se ne cadono dette, resta. Questo è un pericolo pubblico, tu sei un incosciente, quello deve andare immediatamente in una clinica, in un ospedale, non dire sempre no. No. Tu hai paura di perdere la tua parte di eredità, te lo dico io, questa è la verità. Perché mettendolo in clinica contravveniamo alle volontà di nostra madre. Beh, e dimmi una cosa, quale giudice avrebbe il coraggio di impugnare il testamento di fronte all'evidenza dei fatti? Cico deve rimanere qua con noi, non hai può. Capito? Io l'ho promesso a mamma e così sarà! Ma come vuoi tu? È chiaro? Il testamento lo impugno io se tu pretendi di mandare Cico in clinica. Questa cosa. Hai capito? E poverino, non combina pasticcio perché a me i soldi dell'eredità mi servono. Ah. Perché mi devo sposare! Ma fosse pazzo pure tu, stai? Senti, lui non si deve agitare, capito? Deve stare calmo e tranquillo. Tu lo fai agitare. Io a lui? Sì. Io faccio agitare a lui? Sì. Comunque sotto in coppia, è andato, capito? Si preoccupa per te. Ah. Non ti vede realizzato. Stai sempre senza una lira, adesso ha scoperto anche che giochi ai cavalli e chiaramente il ragazzo cerca di aiutarti, no? Punto one, io sono realizzatissimo. Punto second, tieni riempiti fino a casa. Ti sbaglio, non ce li ho più, David, ti sbagli. Ho giocato ai cavalli e ho vinto. Hai vinto? Ho vinto. Per caso hai vinto coi cavalli di Cicco? Sì? Sì, coi cavalli di Cicco. Sfruttatore! Ma di che? Sfruttatore! Ma di che sfruttatore? Anche glielo ho chiesto io di giocare ai cavalli. Ma quale schifo? Ma tu lo sai che cavalli si è giocato? Lo Seppola vincente e Crocchè piazzato! Seppola e Crocchè! E chi sono? Seppola e Crocchè! Niente di meno si dice che per farli vincere hanno dovuto sparare agli altri cavalli. T'ho detto tutto! Seppola e Crocchè, ma nemmeno se mi pagassero me li giocherei, Seppola e Crocchè! Crocchè, c'ha un occhio solo, povera bestia, Crocchè, un occhio! Quello sinistro, che il fandino deve tirare sempre la briglia a destra perché il cavallo si vuole. Siamo in da staccionata, povera bestia, siamo in da staccionata, si vuole. Crocchè, per lo spasso degli ippodromi. Appena passa, eccolo là, sta passando, Polifemo Panzerotto, attenzione, Polifemo, questo è. Zeppola e Crocchè, ti ho detto,
capire come ha fatto a sapere che quelli erano i cavalli giusti, come ha avuto questa intuizione geniale, sa? Potrebbe essere l'inizio della guarigione, capire i meccanismi di rimozione che in quella mente malata ci sono, chiamare un bravo psicanalista, se lo mette sotto, guarda che l'ipnosi fa dei miracoli al giorno d'oggi, un paio di sedute settimanali, due cavalli a settimana, noi ci mettiamo a posto, ok, non Madonna santa, ok, teniamolo così, inutilizzato, va bene. Ah, non volevo dire. Non volevo dire questo. Eh? Se ho bisogno di soldi. Sono in un momento critico, la musica in un momento difficile. Devo incidere il pezzo per Sanremo e non ho una lira. Tra parentesi, ho avuto un'ispirazione clamorosa, guarda, la vuoi sentire? L'ho fatta sentire a Campironi e è rimasto senza parole, ma è una musica che proprio piglia al cuore, fa venire i brividi. Meraviglia, vuoi sentire? O stai agitata, appena ti calmi te la faccio sentire, guarda. È qualcosa di sensazionale, ti faccio sentire solo il tema centrale, ok? Solo giusto per capire l'atmosfera che si respira, guardi a Sanremo, faccia a botta, vuoi sentire? Proprio appena accennata? Pazziatata, 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 pazziatata. Lo senti, il Mediterraneo che ti bagna i piedi, il profumo del mare, le atmosfere arabesche, c'è stata tutta la tradizione napoletana, c'è tutto, sei faccia a botta a Sanremo, immagina Sanremo, entrano 200 violini tutti insieme, poi entrano le trombe, poi entra il coro, senti, quando entrano gli infermieri? Tu non hai orecchio musicale, voglio, tu stai inguaiato. Questo è Giacomo, ma voglio vedere che gli racconta Giacomo. Mannaggia, pronto, ma un momento, c'è sta una specie di cornacchia che allora. Pronto? Ah, signora, sono io, ditemi. Signora, ma sì. C'è un essere umano che parla. Non ho capito, signora. Capite saputo? No, signora, no, non è pazzo. No, è soltanto un po' strano, non ho... Non ha mai fatto male a nessuno, mi dovete credere? No. No, signore, non lo possiamo mettere in clinica, per carità, non resisterebbe. Guardate, lo conosciamo bene noi. Che? Com'è? No, no, signore, un momento, guardate, datemi una quindicina di giorni di tempo, vi prometto io. Signore, per piacere, faccio in modo io che... E poi lo dica, Nora, che... Dita... Pronto? Pronto? Ma che è successo? Chi era? Madonna santa, Enza. La madre di Nora. Questa qua? E che volevi? Ha scoperto che Cico è handicappato. Come scoperto? Perché non lo sapevo. No. E l'avevi tenuto nascosto. E perché? Perché? Perché non volevo che accadesse quello che sta accadendo, capito? Dice che avere un cognato così, che gira per casa, è pericoloso per la figlia. Guarda, a volte i pregiudizi della gioia, mo dimmi tu quel povero ragazzo che fa di male. Ogni tanto gira armato con una pistola a carica per la casa, ma che c'è di male? Dici, quello mi può sparare, che fa? Tira a campà. Sì, quello si butta giù dal balcone e tiene allegra il ritmo familiare. Sa come vi divertite con Cico va a casa tutti i giorni? Quella ha ragione, povera donna, che non ti vuole fare sposare la figlia. Ha ragione, ma come fa? È questo che non lo conosce, figurati quando lo conoscerà poi. Sempre ammesso che sopravviva, perché se parlo con Cico, come ha parlato con me per telefono, sicuramente Cico la scambia per una cornacchia e spara, te lo dico io. E tu vai in galera, questa è la verità. Tu ti vuoi sposare, eh? Ti vuoi sposare, questo matrimonio lo vuoi fare, e allora lo dobbiamo mettere in clinica. No. Non c'è altra soluzione. No. Sta massa di, se siamo d'accordo tutti e due, il testamento, se è questo che ti preoccupa, il testamento rimane valido. Ci vuole una buona ragione per farlo, per metterlo in clinica. Buona ragione, il fatto che ci stava ammazzando con la pistola non è una buona ragione. No, 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 per amor di Dio, arresterebbero noi che lo facciamo girare in casa con un'arma in mano. Vabbè. Niente da fare, Enzo, mamma mia, come mi dispiace. Anche a me. Io voglio bene a Cico, pure io, Sebra, ma qua ne va del nostro futuro, noi dobbiamo pensare, ma pure ai fatti nostri. So. Ah, papà sì, Cico purtroppo sta inguaiato, Cico è pazzo, Cico deve andare in clinica, Cico non può stare, Cico sta qua, Cico sta qua. È arrivato in clinica. Uè, Cico, è entrato Cico, hai visto, Seb? È entrato proprio Cico, è entrato il momento... da parecchio, no? No, No. Uè, Cico, ti vuoi sedere un po' con noi? Sei entrato adesso, vero? Vuoi fare due chiacchiere con noi? Siedete, va? Senti, Cico, tu lo sai che io e Stefano ti vogliamo molto bene.
Ma siccome sei mezzo scemo, ti dobbiamo chiudere in una clinica. Stefano si deve sposare. Non si può certo tenere in casa un povero mentecatto. Tu devi andare in giro a suonare le canzoni. Mamma non c'è più che mi fa compagnia. Ok, vado in clinica. Smette di nevicare. E a me che me ne importa? Io sono David Copperfield. Voi mi rinchiudete. Io scomparo. Una cosa allucinante. Cinque scopi, sei. Ma perché non ti togli di dosso? Con mano a pavalla, se mi sicuro, eh? È una zecca, ma sì, si è messo sulla spalla e lei, con quell'occhio acquoso, mi porti male. Lei. L'occhio acquoso, io? Sì, c'è l'occhio acquoso, lei. Annaggia la miseria. Allora, vai. Scopa! Ma che strima, perché strilli? Chi ti deve sentire? Scopa, che urli a fare? Sto qua, ti ho sentito, scopa. Non è che hai fatto un'opera d'arte, tu una scopa hai fatta, se ne hai fatta sette, lo so, ma dico per dire, una scopa è sempre la scopa, eh. Non è un meno, non è intelligenza fare la scopa, fare la scopa è fortuna. Per caso c'hai le stesse carte mie in mano, siccome gioco di te, dopo di me fai scopa, se giocassi io, dopo di te fare scopa, e tu sei inutile che vi guardate sott'occhio perché vi ho visto, guardate chi stai scemo. Io non so scemo, sì, tu e lui, vi siete guardati, oh povero scemo, quello sì, si innervosisce, non è che mi innervosisco per me, mi innervosisco per lui. Vabbè. Che strilli a fare scopo, sì, non c'è bisogno. Ah va, dopo, è una cosa esagerata quando a scopo. Lei, gioca. Scopa! Non è così, tu non hai una mano, tu c'hai una fotocopiatrice, allucinante. Te, sì, tu ti dovresti vergognare di fare tutte queste scope, ma ti rendi conto, no? È brutto fare tutte queste scope, è pure per l'avversario, è umiliante, non che a me mi impone, è brutto. Come si fa a giocare con tutte queste scope? È assurdo, e poi ti ho pregato, non strillare. Bisogna saper vincere, non fare lo sbruffone. Nella vita bisogna imparare a vincere. Tu non sei abituato a vincere, quindi non sai vincere. Io sono abituato a perdere, certo. E quindi so perdere. Sì, sì. Io so perdere e vincere. Sono un signore, modestamente. Tu sei smodato quando vinci, capito? No? Scopo, che strilli a fare? Bisogna rispettare l'avversario, perché a volte c'è chi perde e soffre. Non è il mio caso, ma a volte c'è chi perde e soffre. Non è il mio caso. Ho capito. Che ci vuole? Rispetta l'avversario. Io guardo un po', l'avversario ha messo la mia stessa carta a terra. Scopo, tutto qua. Anche con un poco di tristezza, se vuoi. Te, giù. Guarda un po', l'avversario ha messo la stessa carta che c'è a te. Vabbè, ma non è... Scopa! Non esagerare, e non ridere pure, non gli dare corde, non gli dare corde, che è una cosa esagerata. Mamma mia, secondo me non sai giocare, voglio... Non so giocare, ma che è colpa mia se ce l'hai a tutto. Quello mi sembra il rappresentante della Modiana, ma che è colpa mia. Guarda che non è possibile. Ma sta facendo pigliare l'esaurimento questa scuola. Ma fammi, ma che ho seguito. Gioca questa, vedi, sono uscite tutte e tre. Ma io sono qua. E la quarta è questa, no? La tieni in mano. Non questa strida, se vuoi suggerire, non strida, se no capisci, no? Sei sicuro? Dai, va. Ma se fa un'altra scopa mi taglio le vene, ti giuro, guarda. Gioca. Ma io mi sfotto pure, Gioca. Lo posso prendere in giro a lui, Gioca. Sei sicuro? Che lui si aspetta di fare un'altra scopa. Devi fare un altro punto, Che c'è? Siamo rimasti male, siamo rimasti! E non ce l'abbiamo questa qua, e non ce ne stanno più! E dove le vai a pescare? E nel panariello le carte, non ci sta, non ci sta, e la scopa non può fare, non ci sta, non ci sta, e la scopa non può fare, non può fare, non c'è! Qua ce l'avevo, vai! Bravo! Tu com'è rimasto? Parapara papara, parapara papara, parapara parapara parapara, parapara parapara. Sono finito, sono che non mi piace. Che c'è? Siamo rimasti male? Beh, sicuro, guarda di quanto ti faccio male. Nevica! Nevica! Non nevica, hai capito? Buffone, vergognati! Buffo, quanto è scopo ha fatto?
Non nevica. Ma perché non capisce che siamo al 12 di settembre e non nevica? Ma perché invece sei scemo che carte non mi date una mano a mettere a posto? Cioè, secondo te, io dopo che ho perso 19 scope di seguito mi metto a fare pure le pulizie di casa? Rimani chiuso tu in questo tuo piccolo mondo antico, in questo squallore. Io non ci resisto. Questa è la differenza che passa fra me e te. Perciò io faccio il musicista e tu l'agenzia matrimoniale. Agenzia di cambio? E comunque ti devi sposare. E che c'è? Tu ci hai pensato bene? Senti, io non voglio più parlare con te del mio matrimonio. Fra 15 giorni mi sposo e me ne vai. E rimaniamo soli io e Enzuccio. Cosa? Un momentuccio? Stefanuccio si fa il suo bel turnuccio. Perché Enzuccio la settimanuccia prossimuccia se ne partuccia per Milano. Milanuccio? Milano. Te ne vai? E Cico rimane solo. Stefano si sposa a Nora e Cico rimane solo. Solo mamma non se ne voleva andare. L'ho mandata via io? La macchia si è stesa anche al bordo iliaco. Il risultato dell'attacco non dà speranze. Il dolore è troppo forte. La chemio non serve. Morfina, morfina, si addormenta dolce dolce. Il prete non vuole dare la morfina. È peccato, ma Cico non vuole che mamma strilla. Mamma è sempre stata buona con Cico. E Cico vuole che ride. Morfina, morfina, morfina assai. Mamma non se ne accorge ma se ne va. E Cico rimane con Stefano. Ma Stefano si sposa a Nora. E Nora non vuole a Cico. E Cico se ne va. Non abbiamo capito bene. Com'è questa storia della morfina, mamma? Che ce la racconti meglio? Senti, Cico, noi davamo la morfina a mamma per farle passare il dolore. È questo che vuoi dire? Sì? Tu hai dato di nascosto più morfina a mamma per farle passare il dolore? Rispondi a Stefano, su. E parla, Cico! Lo sai che ti vogliamo bene, no? Senti, Cico, dopo che hai dato la morfina a mamma, lei ha chiuso gli occhi e non li ha aperti più. È andata così, è vero? No. Come no? Sì, sì, è vero, Cico, digliela a Stefano, sì, sì. No, no. Ce l'aveva lui la morfina. Da dove l'ha presa, Enzo? L'avrà rubata al medico. No. Oh. Secondo me ce l'ha ancora. Secondo me no. Tu dici di no? Io dico di no. E allora fagliela vedere, Cico. E come fa se non ce l'ha? Non è la mattonella, è un guardaroba, mi devi credere. Ma... Wonderful! Io sono David Copperfield. In un 300.000esimo di secondo ho fatto passare il dolore a mamma. Bravo, Cico, adesso dalla a me, eh? Che? No, non l'ho toccata, è involontario. Ma non, Enzo, ma è espulso. Perché? Fallo di mano. Ma non giocate, su. Cico, non è il momento di giocare. Ferma. Oh, quest'arbitro. Finita la partita. Ha ucciso mamma. No. Come no? Che non... l'ha uccisa lui, hai capito o no? Che no. Non mi vuoi sentire? Le ha fatto una dose di morfina, l'ha detto chiaramente. Andiamo a cercare che c'è la morfina in mano, questa deve andare in clinica. Mi sento? Cico! Nonna mia, mamma mia, se si viene a sapere una cosa del genere lo rinchiudono. Enzo, bisogna fare in modo di curarlo senza dare pubblicità alla cosa. La madre di Nora non mi permetterebbe di sposare la figlia. Maronna, come sto nervoso, maronna! Stefano? Chi è? Stefano, la pistola nel nascondiglio non ci sta più. Se l'ha pigliata? Con tutti i proiettili. Mamma mia, pistola e morfina, Enzo! Dai, di qua, con calma. Cico! Cico! Guarda. Cico? Cico? Senti, Stefano, adesso si fa come dico io. Aspetta. Stammi a sentire. Telefoniamo al notaio. Perché non lo facciamo venire a casa nostra? Lui è un amico di famiglia, ci darà un buon consiglio sul testamento e ce lo... Vieni qua immediatamente. Salve, Cico! 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 Niente, fai il giro della casa, capito? Ma sarà vera questa storia della morfina? Certo, il dottore non è mai stato chiaro sulla morte di mamma, eh. Era molto sofferente, vederla morire è stata una liberazione un po' per tutti. Non lo dire neanche per scherzi. Ma lei ti sembrava serena? Quando?
dopo morta, la faccia di mamma esprimeva qualcosa, tipo aiuto, Cico mi sta mettendo la morfina nel bicchiere, fate qualcosa, fermatelo, questo mi ammazza, mi uccide. Pensi che l'era morta? Una cazzata, ma io sto nervoso, Stefano, abbia pazienza. E lui, Cico! Cico! Certo non siamo una famiglia tanto normale, eh? La cosa non riguarda me, perché io, per grazia di Dio, sono sanissimo. Che vuoi dire? Che io sono pazzo? Ma chi ha detto questo? Che poi i pazzi, se vogliamo, a volte sono persone pur molto intelligenti. Ma perché? Io sono struzzo! A volte! A volte? A volte sono molto intelligente, non è una questione, è una questione di sensibilità. Ma perché io non sono sensibile, Enzo? Ma Stefano, tu che puoi a me, fumate una sigaretta, non ce la faccio più! Smesso! Appunto, meglio che appunto, non ce la faccio più! Ah. Ma dove è andato? Cico! Nini! Ma hai chiamato? Ma che è successo? Stai un po' pallido. Dove sei tu, Stefano? C'hai una brutta... C'era? Chi? Stefano. Non c'è più? Sta là. Tu hai detto c'era? No, ho detto c'era. Ah, la cera per i pavimenti. Del viso. La crema. Vuoi la crema? La crema del viso. Per la bocca. Il dentifricio. È finito, bisogna comprarlo. Bisogna, perché non lo compri tu, non fai un cazzo dalla mattina alla sera, Enzo, non puoi pesare sempre sulle mie spalle, io devo pensare al matrimonio. E ci devi pensare bene. Che vuoi dire? Che è meglio che ci pensi bene. Quando uno piglia e si sposa, con chi può? Con Nora. Appunto. Ma appunto che? Appunto niente, il fatto che ti sposi con Nora lo preoccupa tutto. E perché? Qui. E che perché? Ma perché? Vi conoscete così poco. Siamo fidanzati da un anno. Fidanzati? Per lettera, per telefono. Ha ragione, come dici al telefono? Signora, potete dire a vostra figlia pirulicchio, pirulicchio. Micia, micia, la micia. Mamma, babà. Perché, senti, quando glielo dici, signora, potete dire a vostra figlia zoom zoom. Ah, zoom zoom. Cico! Allora, non ti permettere di dire volgarità, non gli insegnare certe cose. E a lui, guarda che è lui che le insegna a me, il professore, chissà, non ti preoccupare. Io e Nora siamo molto legati, hai capito? Lei ha bisogno di me. Così smette di lavorare. Che lavora? Che lavoro fa? A domicilio, a domicilio. Ah, è una bella camerierina. No, non è lei che va a casa degli altri, sono gli altri che vanno a casa sua. Quindi, lavoro nero. Nero, bianco, giallo, tutti i colori. Tutti i colori, si occupa di maglieria. No, non veste, spoglia. Spero voglio indovinare, dunque, non veste spoglia, dottoressa. Ma che dottoressa? Acqua. Infermiera. Fuochino. Fuochino non ci sono, massaggiatrice. Niente massaggiatrice. Li fa i massaggi, li fa. Che glieli fanno pure a lei questo, sì, ma li fa, li fa. Che vuol dire che glieli fanno pure a lei? Che forse ti sposi un atleta? È atletica, dice che c'ha un bel corpo d'atleta, lo dicono tutti. Ma tutti chi? I clienti. Bravo, i clienti. Riceve un sacco di telefonate, risponde la mamma. La mamma le fa da segretaria. Bravo, il cliente dice la parola d'ordine e la mamma gli passa la figlia. Parola d'ordine, ora mi butti fuori strada. Che lavoro fa Nora? L'agente segreto. No, lui è agente, lei è segreta. Lei è segreta? Io non capisco che lavoro fa. Ma che si sa, ma che può capire? Ma che sa, cosa capì? No, il lavoro... Ma che cosa? Vogliamo fare una telefonata? A chi? Allo 55. Ehi. Allo 55. Ehi. Ma questo è il numero di Nora. E questo come lo sa? Questo sa tutto. Questo è David Copperfield. Capito? E che ci posso fare? Io tengo certi poteri che faccio paura. Non ti permettere di chiamare Nora. Non si chiama Nora, si chiama Bambola. No, che Bambola, si chiama Nora. Allora vuoi sentire? Ma che cosa? Chi è Nora? Ma Nora è la fidanzata, io voglio sapere chi è Bambola. Io non devo sentire proprio niente, no. Chiara e puosa sto telefono! Avanti! Ma che succede? Ma che succede? Devo capire chi è Bambola. Devo capire chi è Bambola. Ma c'è una telefonata. C'è una telefonata, tanto bello. Non si può stare. Non si può stare. Cioè, che non mi fa le meditazioni? Non si capisce, perché ti sei nervosito? Perché ti sei nervosito?
Ma dove stai, zio? Dove stai, zio? Vabbè. È rimasta in gamba. Non possiamo sapere. Non possiamo sapere. Okay. Ma si è afflitti? Ma si è afflitti? Sì, che da, vabbè. Lo metto qua che è posto unico. Posto unico. Oh, ma per amore, ma ti toglio, no? Basta, ci diciamo un minimo, tu. Ma fai finta di non capire. Vabbè, mi metto di spalla, può darsi che te calma. Uffa. Ancora? Ancora? Vabbè, mi immobilizzo. Vabbè, mi immobilizzo. Hai sbagliato, io sto così, tu ti sei messo così. Hai sbagliato, hai sbagliato, hai sbagliato, hai sbagliato. Buono, buono. Voglio ridere pure io. Che servirebbe sta parola d'ordine? A parlare con bambola. E bambola sarebbe... Sarebbe? Si fermano sempre sul più bello, posso capire pure io? Ma che se sei capito? Enzo, sono fantasino, vogliono s'ammandare tutte cose. Ma come? S'ammandate, che s'ammandate, s'ammandate. Ma s'ammandate, s'ammandate e basta! S'ammandate, Enzo, hai capito? S'ammandate, non sai come s'ammandate in mente, perché è da pazziare. Che stai, da giocare? Dalla mattina alla chi le pazzi... Guarda, guarda qua. Oh, che le pazzi... Stai pazziando ancora, guarda come gioco. Che ne sai? Stai scherzando? Guarda! 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 Mannaccia! Cicone! 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 Stai scherzando, eh? No! Guardami una sigaretta, va! No! No! No, no! Prima già capì! Per capire già capì! Se non capimmo, che capimmo? Capì! Capì! Per capì! Per capì! Ma stesso qualcosa capì! Per capì! Ma che guarda! Non capì! Telefonami, eh? Ho capito. Sì. 55809. Oh, numero saccia! Stai zitto, sì, che fai fare a stai? Questo è il numero di Nora adesso. 55. Aspetta. Parola d'ordine. Non la so, non la so. Pronto? Pippo Baudo e Capellone. Parola d'ordine. Bambola? Beh. Ti vorrei incontrare. Il numero me l'ha dato un amico. È una zoccola! Vai! Mia notte, chi sta grossa! Voglio, questo è meglio di Sherlock Holmes, ma ti rendo conto, è un genio! Come? Come? Ah, che gusti c'ho! Fragola, limone e cioccolato! Ma che è una gelateria! Dammi, dammi, dammi! Allora, dille qualcosa di piccante! Penna alla gabbiata! Aspetta, zitta, dammi a me! Dille, signora, a me mi piace... Ma non mi niente! Signora, a me mi piace il Kama Sutra! Signora, a me mi piace quando suda! No, quando suda! Oh, ha detto che suda assai! Ha detto che suda assai! E l'asciughiamo noi! E ti asciughiamo noi! Quanti siamo? Uno, due, uno. No, basta! Non ci gioco più! È finito il teatrino!
Stefano, ti sei addormentato sulla poltrona. Ma tu vuoi calmarti? Pure tu col pure adesso. Ma quanti quintali di patate ci vogliono in questa casa? Insomma, analizziamo la situazione con calma. Che cosa è successo di tanto assurdo? Abbiamo scoperto che Nora è una zoccola, e allora? E ti pare niente? Non ti pare niente, sì, questa è la realtà, la devi affrontare a viso aperto, caro Stefano. E poi tu dovresti essere contento di averlo scoperto adesso. E perché? Te lo immagini se l'avessi scoperto dopo sposato? Molto meglio, Enzo, molto meglio. Finivi a fare il marito segretario della squilla. Il cliente ti telefonava e tu rispondevi: pronto, Pippo Baudo e Capellone. Un attimo, vi passo bambola, voi chi siete? Il marito, complimenti, all'anima e corna. Mamma lo caro. Questa è la vita familiare che avresti condotto, capito? Tu devi essere felice. Stefano, tu perché sei sempre stato rinchiuso in casa, te l'ho detto mille volte. Oh, non conosci le donne, perciò hai avuto questa delusione. Se sapessi quello che è successo a me nella mia vita con le donne, il fatto tuo è niente. Vuoi che ti faccia un esempio per capire che cosa sono le donne? Allora, andai in una casa di tolleranza fuori Napoli. Entro, ci stava una ragazza veramente bellissima. Stefano, mi devi credere, uno schianto, non voglio esagerare, sarà state 180 centimetri di salute al femminile, due gambe, 2 metri. Le gambe più lunghe di lei? No, signor, 2 metri in tutto, 1 metro per gamba, no. Un fuso, Stefano, si pagava anticipato, io pago, lei mi firma la ricevuta, la guardo, mi stava prendendo un colpo. Troppo cara? No, per la firma, Gertrude Ammenheimer. Niente di meno. Perché la conosci? No. E tu hai detto niente di meno. No, perché era tedesca, no? No, ma mica per questo. No, niente di meno. Quella era la moglie di Massimo Lupini, un mio carissimo amico. Niente di meno. Lo conosci? No. Ma perché dici sempre niente di meno? No, dico, non l'avevi riconosciuta questa? Non l'avevi riconosciuta, ma non potevo credere che fosse la stessa Gertrude. Ammenheimer. Chi? Ammenheimer. Allora gliel'ho chiesto. Ma lei mica è Gertrude? Ammenheimer. Se non lo sai dire, non lo dico. Ma tu perché non fai dicere? Ah, io te lo faccio, io sto facendo le pause del racconto. Tu ogni volta che piglio un fiato da un pizza, ma fai parlare, sì, no? Oh, allora gliel'ho chiesto, dico, scusi, ma lei mica è Gertrude Ammenheimer, ma vengo già pure a me. Mica è Gertrude Ammenheimer. Sai come mi ha risposto? Sì, sono io, perché? Hai te sì? Che schifo! Non lo dici in faccia, io sono Enzo Righi, mi hai riconosciuto? Sì o no? Ti ho riconosciuto, perché capo? Ma tu sei la moglie di Massimo, non puoi fare questo lavoro. Ma capo, sono fatta le vie, la vita mi faccio quella che voglio, vi la rotta lei. Scusi, ma non era tedesca che sta qua? Sì, ma con l'intonazione napoletana, dopo tanti anni che stavo insieme a Massimo, è normale. Insomma, Stefano, io pianto a dirotto per 2 ore, io sono sensibile, che devo fare? Tu che avresti fatto al posto mio? Me ne sarei andato immediatamente. Ma che, siamo stati insieme per 12 ore. Ma perché ci sei stato pure insieme? Avevo pagato anticipato, che dovevo fare? Madonna mia, che schifo! Hai capito che schifo? Perciò ti dico, la donna fa schifo. No, tu fai schifo. Io? E che c'entro io? Non capisco. Che schifo. Il notaio, metti tutto a posto. Ma ho inventato tutto, chi lo veramente ci credi? Metti a posto che il notaio, fai prego. Schifezza di frate proprio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. La situazione è sotto controllo? Bene, bene, ne sono assai soddisfatto. D'altra parte avevo molta fiducia in voi, avendo io conosciuto i vostri genitori, le loro qualità morali. No? Non potevano non avervi educato secondo le regole e i comandamenti della migliore tradizione laica e cristiana. Anzi, mi si conceda, vorrei meglio dire cristiana prima e laica poi. Di che si tratta? Di che si tratta? Ditemi tutto, sono a vostra completa disposizione per un massimo però di 18 minuti esatti, da consumarsi nella più completa concentrazione, non evitare una spiacevole quanto inutile perdita di tempo prezioso, oltre che economicamente gravose. Noi ci siamo visti una ventina di giorni fa. Non erro, era un 20 di agosto, giorno più, giorno meno. Sì. E in quell'occasione io vi ho aperto il cuore e la volontà della vostra povera e cara madre. No, siete stato molto caro in quell'occasione, no, ancora vi ringraziamo. No. Stefano. Il tempo scorre qua. Sì.
È cambiato qualche cosa? No, posso parlare? Oh, per bacco, ah, voi siete padroni. Avete non solo il diritto, ma addirittura il dovere di parlare, di esprimermi ogni vostro dubbio, ogni disagio. È pulita, vero? Sì. E io sarò pronto a darvi tutte le spiegazioni, a sciogliervi ogni riserva. Dite, dite, dite. Dite, dite, dite. Ablate. No, no, noi siamo ridotti in queste condizioni, andiamo a ballare. Come a ballare? Non ho detto ballate, ho detto ablate, è spagnolo. Ah, non avevo capito, Bavarese strano, siete spagnolo, non lo sapevo. Allora intanto nota, ablate con mio fratello Stefano, che io vado a controllare se Chiquito Repueta e rientro su, ho parlato bene, non dai spagnolo, mannaggia, non lo sapevo. Arrivo subito, parlate piano, non... Sta scherzando? Dite, dite. Nota, questo qua col pizzetto che se n'è andato adesso, si chiama Enzo, è mio fratello. Torna subito perché vi racconta tutto lui, nota, perché io in questo momento non è che posso tanto, che non mi sento... Io la vedo troppo sconfortato a lei, eh? Lei deve reagire. No. Ma io capisco che la perdita di una madre crea un vuoto incolmabile, ma lei deve farsi coraggio. Lei ha una moglie? No. Ha dei figli? No. Ed è a loro che deve pensare, per farsi forza. Enzo! Vediamo tempo, Sono già passati 3 minuti e mezzo e voi continuate a trattenermi con argomenti futili e dannosi al raggiungimento dei nostri obiettivi. Che sono? Enzo! Passate la voce, si sveglia a 5, per fortuna sta riposando. Possiamo parlare, voi intanto avete già parlato. Non risponde. E voi parlate spagnolo, forse non vi ha capito. Poi c'è la testa da un'altra parte, lui nota. Noi vi abbiamo chiamato, ve lo dico molto velocemente, vi abbiamo chiamato con urgenza per nostro fratello Chico. Voi sapete che Chico non sta bene con la testa. Ma è appunto per questo che vostra madre ha ben precisato nel testamento che egli, Francesco, il fratello più fragile dei tre, rimanga sempre sotto la vostra tutela. Lo so. E noi abbiamo iniziato tutte le pratiche per ottenere questo affidamento. Dopodiché si darà inizio alla divisione del patrimonio materno rigorosamente in 3 parti uguali. No, notà, questo lo sappiamo, ma purtroppo perciò vi abbiamo chiamato, perché la situazione è cambiata, notai. Noi ci siamo resi conto che non possiamo rispettare le volontà di nostra madre. Notà, Chico non può rimanere in questa casa. Chico sta rovinato, ha bisogno di medici, infermieri, specialisti che gli stiano vicini. Io e Stefano non siamo adatti. Io che ne posso capire, sono un musicista. Stefano stava per sposare una donna ore. Quindi potete immaginare. Ma chi? Ho capito, una filippina. Ma che filippina? No, una polacca. Ma no, tua polacca! No, piano piano, a chi vi stavate sposando? No, capito, notà, voi avete sentite donna ora, avete capito, cameriera? Sì, una donna di servizio. No, donna ora nel senso di squillo, purtroppo. Ho capito. Voi telefonate e organizzate così la cosa. Voi telefonate a casa della suocera e dite la parola d'ordine. Qual è? Pippo Baudo e Capellone. Pippo Baudo. La suocera, d'accordo con la figlia, vi passa Bambola, che sarebbe la figlia. Ma che c'è, non c'è chi sta? Ma che se ne importa il notaio? No, che cosa? Era interessante. Che cosa? Posso? E può darsi che notai di passaggio in Italia, se vuole divertirti. Comunque, notai, noi vi abbiamo chiamato per una cosa molto più grave, scusate se ho divagato. Noi vi abbiamo chiamato, notai, perché abbiamo scoperto una cosa terribile, notai, ma mi raccomando, è una cosa riservata, notai, Chico ha fatto morire nostra madre. Madre! Per non farla soffrire. L'ha confessato lui stesso. Pare con la morfina. Ho capito. È eutanasia. Bravo, notà, mi raccomando la massima discrezione. Se la notizia arrivasse alla polizia, Chico subirebbe un processo che non potrebbe sopportare. D'altra parte noi siamo costretti a prendere provvedimenti. Notà, Chico non può rimanere in questa casa, deve essere curato in clinica. Però, perciò vi abbiamo chiamato, noi vogliamo sapere se lo mettiamo in clinica, come giusto che sia. Io e Stefano abbiamo comunque diritto alla nostra parte di eredità. Ma comunque, il testamento non è più valido. Anche se... Lui... Cioè, mettendolo in clinica in un certo senso... Ho capito. Ha capito, capisce l'italiano, non ti preoccupare. Dunque, le volontà della persona che ci lascia sono da ritenersi puramente di obbligo morale, non giuridico. Chiaro? Magari. No, dica, è una brutta cosa questa qua che avete detto. No, sapete cos'è? Vabbè, che noi non mastichiamo tanto lo spagnolo, sì?
Ma qua è spagnolo, io parlo italiano. Ah, in italiano, scusa, sembrava italiano. Spagnolo, sembrava il capillo spagnolo, avete capito? Ma quello capito. Eh no, dato che siete spagnolo, pensavo che avevate fatto. Ma chi te l'ha detto che sono spagnolo? Voi avete detto che. No, sono voi che vi siete fissato con la Spagna. E voi avete parlato spagnolo così bene. No, 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 non è esatto, non ho parlato spagnolo, ho detto una parola spagnola. Hablate, l'ho no, detto. No, avete una, parlato un sacco di tempo là. No, quello sa che quello è italiano quando stavo là. Ho parlato perfettamente in italiano. Sembrava spagnolo, forse perché era veloce. Era veloce, ma era italiano. Ah, parlate bene l'italiano, però, per essere spagnolo. Non è che parlo bene l'italiano, parlo proprio l'italiano, sono italiano. Vabbè, siete nati in Spagna e vi siete trasferiti in Italia? No, sono nati in Italia e sono rimasti in Italia. In Spagna, no, non c'entra niente la Spagna. Non parla più. Mamma, se non lo volete dire che siete spagnolo, non lo dite. Ma che cosa non voglio dire? Nascosto. Non sono spagnolo. È chiaro, no? Hai detto una parola, una parola. Una parola, che t'ablate. Non l'hai mai detto. Ablate, mi è venuto e l'ho detto così. Non siete spagnolo. Non sono spagnolo. È sicuro. È sicuro. Ma perché non vi fidate? Ma non lo so, volete vedere i documenti? Non ho capito. No! Non cacciate i documenti in questa casa, lo da amore di Dio! Perché? C'è cacciato una patente qua davanti a voi, cresce un forno a legna, questa è una pizzeria, questa è una pizzeria, forno a legna e si fanno le pizze. Qua. Questo è il numero 3. Mannaggia, mamma mia, io sono il cliente, no, da. Lui è il cameriere. Il primo giorno che sono venuto in questa pizzeria, chiamiamola così, sì, mi hanno fatto una pizza senza mozzarella, senza olio e senza pomarola, una schifezza di pizza, no, da. Mannaggia la miseria, dai, poi sono usciti i mandolini, non mi dico, non mi dico, sì sì, un poliziotto, una cosa esagerata, no, dai. Ma quanto ne siete in questa casa? No, tutto cico ha fatto, tutto cico, tutto uno, solo cico, solo cico. No, dai, perciò vi dico, cico deve andare in clinica, okay. Non so in Spagna come siete abituati, ma in Italia... Un'altra volta con la Spagna. No, di che? Allora, non ci siamo capiti, sono italiano, sono italiano, è chiaro. Ah, riusciamo a capirci su questo punto? Non io ho capito, questo ho capito. Meno male, ditecelo. È che sembra... Senti, diventate spagnolo, il tratto caliente, il tratto caliente dello spagnolo. Io non posso perdere tempo comunque. Torniamo a noi. Torniamo a bomba. Torniamo a noi. Si dice pure torniamo a bomba. Vabbè, si dice torniamo a bomba. Si può italiano zoppi combo, eh? Io parlo perfettamente l'italiano. Non c'è niente di male, mica. Sono italiano. E parlo perfettamente italiano. Non ci sei qualcosa di male a essere spagnolo. Oh, Gesù, non c'è niente di male a essere spagnolo. Se non fosse altro il fatto che sono italiano. Cioè, figlio di spagnolo, ma. Figlio di italiani! No, dai. E Dio mio! E com'è possibile? Un nonno, una nonna. Niente, tutti italiani! Italiano puro sangue, va bene? Come i cavalli, come i cavalli. Vabbè, no, dico i cavalli. Vabbè, lasciamo stare. Sì, sì. Mamma mia, come si nervoso. Oh, Dio mio. Allora, torniamo a noi. Visto che non ci siamo ben capiti sul fatto di cico. Piano, dovete dire piano. Lo dico piano piano. Allora, in altre parole, la condizione di cui sopra, sì, quella cioè che vi obbligherebbe a vivere con vostro fratello Francesco, è da ritenersi semplicemente un desiderio della defunta, che voi potete rispettare o meno, senza per questo cambiare in alcun modo la legittima possibilità di dividere il patrimonio secondo la legge, e cioè tre parti uguali ai tre discendenti diretti, quali che siano il loro comportamento, eccetera, eccetera. Eccetera. È chiaro? Eccetera, eccetera, tutto è chiaro, l'ho fatto nel testamento. La prima parte, il cappelletto, no, dai, che. Ho capito. Se si potesse dire in parole povere, più al succo. Stretto stretto? Sì. Dica parola a piacere vostro. Sì. Ho capito. Dunque. Esord. Vi potete pigliare. Oh, e noi questo volevamo sapere. Ho capito, è arzigo con la gomma. Pare spagnolo, guarda, sembra un po'. Secondo me chi è spagnolo? Guarda, te lo dico. Cinco, vieni qua. Cinco, per l'amor di Dio. Ma non sono spaventato. E lo credo, avete ragione. No, dai, voi fate venire in infarto al notaio. No, che esagerazione di parte. Notaio, devo fare la cacca. Come? Ma gli compagni? Ma che compagni? Il notaio, ma non ti può come il notaio, oltretutto è straniero, è spagnolo, non capisci. Ma che cosa? Sono italiano, ho capito perfettamente, solo che mi fai schifo. Allora accompagnato, non dai, capisci. Va bene, io me ne devo andare, arrivederci. Ezio, ezio, chiappa, chiappa, ezio. Facci il buco? No, 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 ti prego, Cico, no. Ma che? Mamma mia. Ma che state facendo? No, ci spaventiamo, no dai. No, 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 lo sentite, non dovete fare così. Voi così fate peggio, non lo potete assecondare continuamente. Così lo rovinate. Se no rovina lui a voi, notaio. Ma che deve rovinare? Quelli ragazzi è intelligente. Ah sì? Cico, facciamo un po' vedere ai fratellini come sei intelligente. Tu segui bene, non puoi fare il buco al notaio. No, e perché? Perché per fare il buco al notaio la pistola dovrebbe essere... Vera! Non suggeritela dietro, se no è inutile. Che l'ha suggerita al notaio, ha suggerito. A me ha suggerito. Lui, dico. Il ragazzo è intelligente. E voi?
No, dica anche voi, no? Siete intelligenti? Come Cigo. Cigo, non ti distrarre, segui a me. Dunque non basta che sia vera, no, ci devi avere anche i proiettili. Bravo, i proiettili. Quella è molto intelligente. Molto, molto. Che devono stare nella pistola, quindi di conseguenza la pistola dovrebbe essere carica. Questo è troppo intelligente. No, non faccio per mandarmi, ma Cigo, è una soddisfazione. Ma mica è vera. Maronna, chi sta la Ciro? Sì, ma non ce le hai. I proiettili. C'ha sul nome l'eredità. E quindi è carica. E giù a mangalera. Dov'è il bagno? Lo dà con calma, Cico è molto intelligente, vi fa strada a lui. Devo fare la cacca. Quasi quasi la faccio anch'io. No, non dire sempre no, mannaggia, no. Capatore, mannaggia, sei rispettoso, sei ostinato, sei... No. Ce lo devi dire. No, diccelo. Guarda, guarda. Se ce lo dici ti facciamo un bel regalo. Che mi regali? Che ti regalo? Vuoi sentire una bella canzone di Enzuccio? No. No, ma io ti faccio sentire l'ultima uscita. No. Pazia da da. E pazia da da. Guarda, pazia, si è guarda qua. Il ragazzo è sensibile, si è commosso. È vero, Cico, ti sei emozionato. Fa schifo. Schiaffo, no, non si dice questa cosa, capito? E allora che cosa vuoi per dircelo? Un bel purè di patate? No. Su, te lo preparo io, Cico. Sto sazio. Allora, lo vuole sempre, mo sta sazio. E che vuoi? Mi regali i giornaletti? Quali giornaletti? Cico! Cico, per piacere, dove hai messo il notaio? E che è il notaio? Guardate, guardate, che è il notaio, lo sai benissimo, non fare finta di non saperlo. Quel signore che leggeva le carte. Ah, il chiromante. Che conosci il chiromante, non sai che cos'è? Quello col pizzetto che l'ha accompagnato al bagno. Enzuccio. So io, Enzuccio, non mi fare arrabbiare, Cico, dove hai messo il notaio? Quello che mi vuole portare in clinica. Ma no, che non ti vuole portare da nessuna parte. Sto con voi. Sì, stai con noi, Cico, però per amor di Dio, dove l'hai messo? E se ve lo dico? Rimani con noi. Mannaccia. Che c'è? Che? Ho perso il notaio. Che guardate quell'imbecille, guardate. Ma no, tu ci credi pure, ma anche se può perdere il notaio, ma come si perde? O trevi in da sacca e camminando è caduto dalla tasca, insieme a mille, diciamo, mille lire, il notaio sono caduto in da sacca, questo è proprio piacere. Stai zitto, mamma fammi. Allora, Cico, per piacere, il notaio è vivo. Sì, sì. Sta bene dove l'hai messo? Sì, sì. Sta al sicuro, può respirare, sì, sta sì, bene. Sì. Guarda che tuo fratello Stefano va in galera, sì. Io solo. E che ci vado io? Casomai tutte e due. No, perché io manco da casa da 20 anni. E che c'è? Per la proporzionale ci vai tu, ci vai. Comunque se fa comunque non parliamo, ne discutiamo dopo di questo. Allora, Cico, dammi qualche indizio. Su, sotto al letto. Acqua. Acqua. Nell'armadio a muro. Acqua. Infatti abbiamo guardato tutte e due le parti. Però il ripostiglio. Acqua. Acqua. Maronna, Cico, sottoterra? Acqua. Cioè, fammi capire, Stefano, secondo te sottoterra il notaio era vivo e respirava? Sono andata per esclusione. E tu per esclusione cominci dalla sepoltura, cominci. Ma perché non deve essere? Ma statta, senti, fammi. Facciamo la caccia al tesoro, su, Cico. Dammi qualche traccia tu, su. Dentro la vasca da bagno! L'hai misa? Acqua! Abbiamo guardato nella vasca! Dentro la doccia! Acqua! Dentro la vasca dei pesciolini! Acqua! Dentro la bottiglia dell'acqua! Acqua! Dentro al bicchiere dell'acqua! Acqua! Dentro ai tubi dell'acqua! Acqua! Dentro ai tubi del gas? Acqua. Gas. Gas, lo so, invece, ma come avete fatto? Lo so che c'è il gas nell'acqua, lo so benissimo. Allora, dentro alla lampadina. Elettricità. Elettricità. Dentro alla televisione. Pippo Baudo.
Cico! Dove hai messo il notaio e basta? Dentro la macchina di Stefano. Acqua? Fuoco. Ma mi sin da macchina? Non ti muovere da qua, non fare altri guai. Sì, no. Corri, Stefano, corri, corri! Dove compri il tappeto, signore? Compri il tappeto di Marocco. Molto bello, io mostro a te come bello il tappeto Marocco. Guardi come bello. Ecco il notaio! Notaio, presto, presto, prima che arrivano i fratellini, dammi il testamento! Dove l'hai messo? Nella valigetta? No, no! E che hai fatto? Te lo sei mangiato? Te lo sei mangiato? Aspetta, 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 aspetta! Tagliamo il pancino! Sì, sì, aspetta! No, no! Ma sul coltellino, Cico! Dove stanno i fratellini, Cico? Cucù! Cucù! Settete! Oh madonna, Cico, che stai facendo? Cucù! Cucù! Settete! Cucù! Settete, sì! Cico! Chiedi in macchina, il notaio non c'è! Maronna, Enzo, l'ha scannata! Maronna, notaio! Notaio! Sto qua! Sto qua! Ucci, ucci! Sento odor di notaiucci! Ma dov'è il notaio? Boh! Prima stava qua e adesso non c'è più! Mi sono scocciato. Tre parti uguali e Cico in clinica. Tre parti uguali e Enzo se ne fotte. Tre parti uguali e Stefano è cornuto. Basta, non ci gioco più. È finito il teatrino. Non ce la faccio, non ce la faccio. È stato sempre qui con me e con mamma. Come si fa? Come si fa a portarli in clinica? Come si fa? Se, tu ti devi convincere, lo vuole la ragione, in fondo noi lo facciamo per lui. Io lo faccio per lui, tu non lo so. No, non lo sai, ma ti rendi conto di che cosa significa anche per me mettere Cico in clinica? Avanti, che significa? Per esempio, rinunciare alla sua capacità di giocare ai cavalli. Che ti si interesse? Non è altruismo da parte di un giocatore incallito, certo che lo è. A parte l'affetto che è implicito, io gli voglio così bene a Cico. Mi sono legato a lui in questo mese in una maniera incredibile. Io non pensavo, sai. Mi sento un po' come Tom Cruise in Rain Man. Madonna santa. Bisogna trovare il modo per farglielo capire.
Tra un paio d'ore usciamo e lei non sa niente. Neanche se lo immagina. Non ti preoccupare, adesso vado di là io e te lo preparo. Stai tranquilla, quello che ci vuoi con me si tranquillizza. Perché sì, forse perché sente che sono un artista, che capisco la diversità. Tu invece sei un po' troppo... Un po' troppo? Meno rispetto a me, di che sei più... Più che cosa? Un attimino... Un attimino che cosa? Se non posso parlare che mi aggredisci, non ne parliamo più. No, invece adesso me lo dici. Ma che cazzo ne sai tu di come sono io? Sono 20 anni che non ci vediamo. Sei un po' troppo, sei un po' meno, un attimino. Il cazzo sono troppo, il cazzo sono... Uè, e dove vai? Si parte? No, aspetta, Cico, non ancora. E quando? Un paio d'ore, non lo so. È brutto partire. Come le tonsille, prima te le toglie meglio è. Ma quando mai? Chi te l'ha detto? Perché parli così? Là dove ti portiamo è un bel posto. E allora vieni pure tu. No, Cico, io verrei con tutto il cuore, ma non è possibile, è vero Stefano? E mica c'è posto anche per me là dove ti portiamo. E va bene, ti do il posto mio. No, Cico, ma come ti viene in mente? Non è possibile, mica si può fare il cambio. E poi io devo partire per Milano, devo consegnare il disco, te l'ho detto, ti ricordi? Stefano con chi rimane? Da solo? Sì. Va bene. Sto io con lui. Io sto bene, Cico, da solo. Sto benissimo. Non ti preoccupare. Telefoni a bambola. La parola d'ordine è Pippo Baudo e Capellone. Non la chiamo. Va bene? Mamma voleva che stavamo tutti e tre insieme. Ok, vado in clinica. Dove vai da solo? Cinque, su, su. A me che me ne importa? Io sono David Copperfield. Voi mi portate in clinica e io me ne scappo. Te ne scappi? E dove vai? Da mamma. Come vai da mamma? Sì, che mica puoi andare da mamma. E perché? Come perché? Non lo sai perché, sì. Mamma non c'è più. Brindiamo. Non ce la faccio. Non ce la faccio, impazzirà in quella clinica! Impazzirà? Ma perché mo sta buono, ste? Impazzirà. Vai, preparare le valigie, vai! E non ci mettere dentro i giornali dei cavalli! Pronto? Pippo Baudo e Capellone. Nora? Bambola. Ci ho messe troppo poche. Così si arriva prima da mamma.
Enzo! Stefano! E a che cosa brindiamo? All'unione della famiglia. Ciao. Babbaro Carbana. Se il limoncello dal retrogusto amarognolo che mi fa pensare al limone della costiera amalfitana raccolto nel mese di marzo con la buccia ancora verde, che non ha preso il sole, che lo ha ingiallito e quindi non è zuccheroso. Questo è il limoncello. Questo. Amalfitano. Questo è cedrata o salumiere qua sotto. Lo devo contraddire sempre. Mi dispiace che ci dividiamo. No, non ti preoccupare. Noi non ci divideremo mai. Cico. Cico, purtroppo io non ti ho mai detto bugie, vero? Ecco, noi adesso staremo lontani per un po'. Ma non ti preoccupare perché io verrò a trovarti spesso, eh? Oh, non c'è bisogno. Staremo insieme. Cico, dentro alla valigia ci ho messo il giornale dei cavalli che tu mi hai promesso che quando c'è voglia mi dai... Enzo, lascia sta! Ah. Sarà pure cedrata, ma... era terrificante, sta roba... attacca la lingua. La bocca male, eh? Ma come il fiele proprio. Mi cerca la testa. Pure a te? No, io no. E le formichine nelle mani? Sì. Formicolio, sì. E le gambe molle molle. Mi fanno Giacomo Giacomo. Sta facendo effetto? Oh Madonna. Che cosa, Cico? Le goccine? Quali goccine, Cico? Ne mandarne su. Non si capite che ci ha messo la dinda, Cico? Tutti a dormire. Si è fatto tardi adesso. Su. C'ho paura, se. Ah, no, non ti preoccupare, Enzo. Quello Cico è buono. Non farebbe mai del male a Stefanuccio suo. Perché? A Enzuccio, sì. A me di più. Io sono David Copperfield. Babbo Carbana. Non c'è no. Che faccio? Giochiamo? A nascondino? Metto paura. Mamma? Papà? Perché mi metto paura? No, non ti devi mettere paura, se no da grande come fai io poliziotto? Vado da mamma. Con Stefano. È venuto pure Enzuccio.
Mi gira la testa. Mi devo sedere. Perché non ve ne andate? Non lo vedete che fuori nevica? Non c'è niente da vedere. È finito il teatrino! Tornatevene a casa. Noi ce ne andiamo. Thank you.